Le 100 facce del caso Pecorelli. Abbiamo chiamato così il caso di cui ci occuperemo stasera, che è uno dei più ambigui e significativi del dopoguerra. Perché questo omicidio, l'assassinio di Mino Pecorelli, sia ambiguo e di che cosa sia significativo, lo vedremo subito. Prima devo dire due cose. Contrariamente a quanto è stato annunciato, non è qui stasera Donatella Raffai che ha condotto con me la prima edizione di questo programma. È accaduto che l'esito fortemente positivo di Posto Pubblico nel Verde, che gli spettatori lo sapranno, è cominciato venerdì scorso, che è una rubrica mensile di questa rete, ha indotto la direzione del Rai 3 a dividere i nostri compiti e la nostra fatica. Donatella si occuperà in esclusiva della sezione telefono giallo Bambini scomparsi nell'ambito di quel programma mensile. E noi naturalmente è una mancanza che ci costerà molto, ma questa è una rete in espansione e bisogna fare di necessità virtù. La seconda cosa che volevo dire è che oggi è una giornata di sciopero per i giornalisti italiani e io sono qui per due ragioni. La prima è che sono l'unico giornalista che lavora in questo programma e la mia assenza avrebbe fortemente pregiudicato il lavoro di tanti altri che col giornalismo e col contratto dei giornalisti non hanno nulla a che vedere. Ma la seconda, ancora più forte, è che il mio contratto che mi lega a questa rete, alla RAI e a questo programma non è un contratto giornalistico. Mino Pecorelli, dicevamo, questa fotografia non gli rende giustizia. Mino Pecorelli era considerato un uomo bello, occhi azzurri, facile parlatore, un uomo che sapeva stare al mondo. Quando è morto aveva 49 anni, era nato nel Molise. Era giornalista, aveva fondato e dirigeva una pubblicazione dal titolo OP, Osservatore Politico. Che tipo di giornalista fosse e che tipo di pubblicazione fosse quella che aveva fondato e dirigeva, lo vedremo subito. Prima volevo ricordare alcune cifre che abbiamo visto nei giorni scorsi. Noi abbiamo saputo che l'indice della produzione industriale in questo paese è aumentato a gennaio del 7,3%, una cifra quasi record. Abbiamo anche saputo che nel mese di marzo, che sta per finire, l'inflazione è stata contenuta sotto il 5%. Ma abbiamo visto e saputo nei giorni scorsi anche altre cifre. Abbiamo saputo, per esempio, che il fatturato annuo della criminalità organizzata in Italia è di 50.000 miliardi. Dico 50.000 miliardi, il 5% del prodotto interno lordo. Il famoso ormai studio del professor Cazzola ci ha rivelato che partiti e correnti di partito hanno succhiato alla collettività nazionale 30.000 miliardi in 10 anni. Sono 3.000 miliardi l'anno. 30.000 miliardi sono un quarto del deficit dello Stato. Belle sommette. Tra le cifre dell'Italia del benessere che si sviluppa e l'Italia del progresso e quelle della malavita, o anche semplicemente l'Italia dei favori e storti, delle pressioni ambigue, degli illeciti traffici, corre un confine che troppo spesso è diventato molto incerto. Mino Pecorelli, vengo al punto, era un giornalista e un uomo che su quel confine aveva piantato le tende della sua rivista. Di quel confine si illudeva di essere l'orchestratore occulto, il manovratore, quello che controllava un campo e l'altro, i travasi e gli scambi tra l'Italia bianca e l'Italia nera. Di quel confine e di queste due Italie dello scontro è rimasto soltanto la vittima. In studio con me stasera c'è Andrea Barberi. Buonasera Barberi. Andrea Barberi, già vice direttore di Panorama, dirige attualmente Bergamo Oggi e Brescia Oggi. E Andrea Barberi ha preparato per noi quello che i giudici, avvocati, insomma gente di legge chiamerebbe l'istruttoria. Ci ha aiutato a mettere insieme le carte iniziali dalle quali siamo partiti per organizzare questo programma e la ricostruzione di questo caso che ha un connotato di forte attualità, Barberi. Forte attualità perché siamo vicini alla ricorrenza, 20 marzo sono stati 9 anni. Forte attualità anche perché sul caso Pecorelli ha indagato a lungo la Commissione P2 e proprio in questi giorni la Commissione P2 ha depositato e sta stampando una serie di documenti assolutamente inediti e che possono aprire dei nuovi squarci su questa vicenda ed anche su altre vicende, perché secondo me risolvere il caso Pecorelli vorrebbe dire risolvere 10, 15, forse 20 anni di misteri di questo paese. Questa dunque è l'importanza del caso dell'omicidio di Mino Pecorelli, rimasto insoluto, 20 marzo 1979, quasi un anniversario.
Quel pomeriggio, l'ultimo della sua vita, Mino Pecorelli lo trascorre negli uffici della rivista OP che aveva fondato, in compagnia di sua sorella Rosita, di un visitatore rimasto sconosciuto, di uno dei suoi collaboratori, il signor Patrizzi, e della sua segretaria, ma che era legata a lui anche da un rapporto, diciamo così, affettivo, Franca Mangiavacca. Mentre tutto questo accadeva, l'ignoto killer, rimasto ignoto a distanza di 9 anni, in una qualche stanza rimasta sconosciuta, preparava le sue armi. Vediamole, quelle ultime ore della ricostruzione di Giampaolo Tescari. L'ultimo giorno, il 20 marzo del 79, era un giorno particolare per il settimanale. Si chiudeva il primo 32esimo della pubblicazione, bisognava licenziare le 32 pagine per la pellicola. E era un giorno in cui ero particolarmente indaffarrato. Io farò un racconto dalla stanza accanto. Quel giorno lui mi telefonò in ufficio e mi disse, stranamente ha insistito molto per vederci, era il compleanno di mia figlia, e mi chiese se passavamo lì in studio da lui, oppure potevamo andare a fare delle spese insieme. Io ho detto, vabbè, verremo da te. Alle 3 siamo andati, mia figlia ed io, e lui stava uscendo dall'ufficio per andarsi a prendere un tramezzino. E allora è rientrato immediatamente. E siamo stati circa 1 ora e mezza a parlare, lui, io e mia figlia. L'ha presa sulle gambe, era la sua passione, mia figlia. E abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo parlato prima scherzosamente delle vacanze, di questo, di quest'altro. Poi abbiamo cominciato a parlare del suo lavoro. Ed era abbastanza sereno, tranquillo, diversamente da pochi giorni prima, quando mi chiamò a casa sua e mi disse che invece era tanto disperato, che aveva voglia di finirla. Dice, non ce la faccio più. Invece quel giorno era sereno. Lui mi ha detto, vedi, c'ho delle prospettive future. Forse mi daranno la pubblicità per il giornale, e avrò una tipografia che mi stamperà il giornale. Io penso che in un paio d'anni questi problemi li avrò finiti. Poi ci ha salutato, ci ha dato un bacio, ciao ciao. Sapevo che alle 5 c'aveva un appuntamento. Questo signore si trattiene nell'ufficio di Pecorelli per molto tempo. La stanza si libera soltanto verso le 8 circa. È a quel punto che posso andare da Pecorelli con la Franca Mangiavacca, la segretaria di Pecorelli, che era la persona alla quale Pecorelli è stato sentimentalmente legato. Discutiamo circa alcuni articoli che dovevano viceversa ancora essere confezionati, e sono arrivate le 8:20, 8:25 circa. E come tutte le sere usciamo per ultimi, scendiamo le scale. Io avevo un appuntamento a Piazza Colonna e Pecorelli mi chiede se tornassi mangiato o meno, perché altrimenti, come accadeva tutte le sere, mi avrebbe preparato lui la cena. E sono le ultime parole che sento pronunciare dalla bocca di Pecorelli. Ci lasciamo all'angolo dove la Franca Mangiavacca aveva la sua macchina parcheggiata. Faccio pochi passi, mi accorgo di non avere moneta spiccia. Torno pertanto indietro nel bar per procurarmi questa moneta.
esco dal bar e vedo sopraggiungere la macchina della Franca Mangiavacca che suonava a distesa, la Franca che gridava hanno sparato a Pecorelli, hanno sparato a Mino. Rifacciamo il giro dell'isolato e al centro di via Orazio vedo la situazione di Pecorelli in mezzo alla strada, sbandata in mezzo alla strada. Di Franca si ferma, noi scendiamo e vediamo Pecorelli ormai cadavere. Cominciato il dopo Pecorelli. Noi, mandando in onda questa ricostruzione del delitto Pecorelli, ci proponiamo due scopi. Il primo è di dare un connotato in più, almeno un connotato in più, a quell'omicida rimasto ignoto per troppo tempo. Il secondo, subordinato, sempre per usare il gergo degli avvocati, è quello di aiutare a ricostruire con ordine le ipotesi logiche per le quali quell'omicidio poté essere commesso. Non vorremmo che l'omicidio Pecorelli finisse nel dimenticatoio. Franca Mangiavacca, segretaria e amica di Pecorelli, ha dato una testimonianza sull'omicida di quella sera, come avete visto nella ricostruzione filmata. Un uomo alto circa 1,70 m che indossava un impermeabile bianco e che si allontanò a bordo di una BMW rossa. Sono ovviamente connotati e indizi di una tale fragilità che nessuno può sperare di trovare niente sulla base di queste indicazioni generiche. Poi ci fu l'arma del delitto. Che tipo di arma, Barberi? Una 7,65 con silenziatore. Furono esplosi, come abbiamo visto, 5 colpi. 2 alle spalle, entrarono nei polmoni. Uno al fianco sinistro, un colpo andò a vuoto, uno in bocca ed uscì dalla gola. C'è per la verità un altro piccolo tassello che possiamo mettere a questo incompleto mosaico dell'omicidio Pecorelli. Un identikit che venne fatto sulla base di una testimonianza raccolta, si badi bene, non sul luogo del delitto, ma sulla base di una testimonianza raccolta su un personaggio che nel pomeriggio di quel giorno 20 marzo 79 si aggirava con fare sospetto, come dicono gli inquirenti, nei pressi dell'ufficio di Pecorelli in via Tacito, vicino a Piazza Cavour, a Roma. Per cercare di capire quali possono essere le motivazioni di quell'omicidio, noi crediamo che si debba partire dalla ricostruzione di che tipo di uomo era Pecorelli, perché se ci pensate bene, lui si limitava a dirigere una rivista scandalistica di scarsissima diffusione, che è vero che andava a finire sui tavoli giusti. Ma non si capisce perché una rivista di così poco peso professionale dovesse incutere un tale timore. Forse lo si capisce meglio vedendo che tipo di uomo era Pecorelli sulla base di queste testimonianze filmate. Parlare di Mino quando era ragazzo è abbastanza facile. Un ragazzo sempre è molto vivace, molto altruista, è pieno di ideali, sempre a capo delle bande di ragazzi, così, no? E poi, secondo gli ideali, sempre abbastanza precisi. Ecco, per esempio, mio fratello all'età di 10 anni scappò di casa con Franco Solinas, il famoso regista, eravamo a Belletri allora, e allora si combatteva la guerra, mi pare, in Africa. E i due ragazzi partirono volontari con una bicicletta e delle coperte, e disperati mia madre e la mamma di Franco Solinas si fecero tutta la fettuccia di Terracina per cercare questi ragazzi, li ritrovarono a Napoli in Gattabuia. Ecco, lui voleva andare a combattere, aveva appena 10 anni. E, ecco, a 15 anni Mino si è arruolato con i polacchi
perché voleva andare a ritrovare mia madre, dalla quale eravamo rimasti separati. E poi mamma la trovò molto tempo dopo e lui intanto si è fatta tutta la prima linea. E il generale Andersen lo premiò con una croce di ferro al valore. Ma io direi che aveva il fisico probabilmente dell'atleta che fa judo. E che io l'avrei visto bene in una pedana sul tatami con la casacca bianca e la cintura nera a fare degli incontri di karate. Perché aveva proprio il fisico. Ed era poi, diciamo, uno sport congeniale alla sua mentalità, perché quello è uno sport di puro combattimento. Per me era bellissimo. Era longilineo, con gli occhi azzurri. Questo fisicamente, e poi era dolce. È stata una persona generosa, è stata una persona che probabilmente aveva una vita privata abbastanza, che non la pagava molto, e una vita professionale nella quale cercava di dimenticare la vita privata, e una vita privata nella quale cercava di risollevarsi dalla vita professionale. Impersonava, secondo me, il vero giornalista, un giornalista di razza, insomma, devo dire. Questo settimanale non nasce all'improvviso o per caso, ma trova le sue radici in un'agenzia di informazioni, l'OP, Osservatore Politico, che, giunta al decimo anno di vita, ha deciso di uscire dal palazzo e andare fra la gente, per le strade. Un'agenzia di stampa, per chi non sapesse che cos'è, è come un occhio magico e indiscreto che raccoglie attraverso i suoi redattori notizie di prima mano e le fornisce agli abbonati. In genere leaders politici, industriali, finanzieri, alti burocrati, magistrati, giornalisti, banchieri, eccetera. In nome di questa verità, da tutti sbandierata ma da pochi rispettata, abbiamo deciso di uscire dal ristretto giro dei vertici dello Stato per andare nelle mani del maggior numero possibile di cittadini. Il nostro non sarà un settimanale radical chic in carta patinata. Non vi saranno foto di belle signore, natiche e abbronzate, dibattiti culturali o recensioni di libri, di cinema, di televisione. Queste cose le troverete altrove. Noi conserveremo l'austerità, il taglio e la serietà della nostra informazione. Parleremo di fatti, di risvolti segreti, di indiscrezioni e retroscena che non leggerete mai nei giornali in attesa delle provvidenze legislative. Solo notizie, solo fatti concreti, talvolta velati da amarezza o da ironia, attraverso i quali il cittadino libero potrà liberamente giudicare uomini e cose. Oggi, per salvarsi, ciascuno di noi deve contribuire a combattere ingiustizie, disordini, terrorismo, malcostume, sfiducia, arroganza. Per battersi bisogna credere. Noi, al di là delle forme politiche, crediamo ciecamente nella libertà e nella morale e siamo contro quanti ci guidano all'insegna della corruzione. Era la continua ricerca delle notizie. Tutti i suoi articoli erano proprio per combattere queste cose che non andavano nell'Italia nostra, tant'è vero che si sono verificate nel tempo. Tutto quello che lui ha denunciato, mi pare che col trascorrere degli anni sia venuto fuori. Ecco, questa era l'opinione che Pecorelli aveva di se stesso, così come l'ha espresse nell'editoriale del primo numero di OP settimanale, che qualcuno avrà notato dalla data uscì più o meno nei giorni del sequestro Moro, ma lo dobbiamo naturalmente ritenere solo una coincidenza. Vorrei ricordare che per quei due scopi di cui parlavo prima, noi abbiamo qui negli studi di Rai 3 in Roma, da cui trasmettiamo in diretta, un numero di telefono al quale chiunque abbia informazioni o anche solo valutazioni attendibili da offrire sul caso Pecorelli può telefonare. Il numero lo vedete in sovraimpressione, è inquadrato adesso, è 06 con il prefisso solito di Roma, 8262, 8262 col prefisso 06. Pecorelli si descrive come un grande giornalista politico e descrive il suo giornale, di cui ho qui una delle ultime copie, come un settimanale austero. In realtà non è austero il settimanale di Pecorelli, è un giornale stampato mediocremente, scritto mediocremente, con fotografie spesso prese da altre pubblicazioni, come si vede dal retino tipografico che traspare, con scritto su brutta carta, senza pubblicità, insomma una pubblicazione misera, non severa. Questa pubblicazione misera ha fatto tremare più di una persona e se ne può capire meglio il perché
Ascoltando la testimonianza filmata del critico teatrale Maurizio Giambusso, che oggi è anche un apprezzato collaboratore di questa rete, che tanti anni fa, quando era alla ricerca del suo primo lavoro, si imbatté proprio nella redazione di OP, dove succedevano le cose che ci ha raccontato in questa intervista. Ho conosciuto Mino Pecorelli nell'autunno del 71, quando ero in cerca della prima occupazione come giornalista. Volevo fare il giornalista da sempre, non so perché arrivai all'agenzia OP, appunto OP era ancora un'agenzia, dove sono rimasto soltanto un paio di mesi, grosso modo tra il settembre e l'ottobre del 71. E poi me ne andai perché, nonostante avessi 20 anni, non avessi nessuna esperienza, capii che c'era poco da imparare. Non capii troppo di quello che succedeva, di quello che non si vedeva. So però che la vita, diciamola così, redazionale si svolgeva in questa maniera. Io la mattina andavo lì verso le 9, scopiazzavo qualche notizia economico-politica dai giornali, il che mi avviliva molto di scopiazzare, e si stava poi sospesi, in attesa, fin verso l'una e tre quarti, le due, c'era il direttore di allora, era un certo giornalista che insomma, si arrabbiava molto di questi ritardi, non si poteva chiudere questa agenzia che era ciclostilata, era una decina di fogli, ciclostilati, non si poteva chiudere perché doveva arrivare lui, Mino Pecorelli, il direttore, il quale arrivava all'ultimo momento e dettava una notiziola di 10-15 righe, una notizia che non aveva alcun senso comune. Per esempio, due alti funzionari dei servizi segreti sono stati visti, anzi non servizi segreti, due alte personalità delle forze armate sono state viste ieri sera a Piazza del Popolo discutere con un importante personaggio del nord, si sono lasciati prendendo un aperitivo, punto. Questa notizia era l'unica cosa importante dell'agenzia quel giorno o in un altro giorno, e naturalmente era una notizia in codice che avrebbero capito soltanto quelle due o tre persone o magari una dozzina d'altre persone alle quali Pecorelli voleva riferirsi. Questo è il messaggio, il linguaggio allusivo, contorto, ambiguo, ma non per i diretti destinatari, usato da Pecorelli. Altre volte quel linguaggio era più scoperto, arrivava fino alla fustigazione scoperta. C'è qui stasera in studio con noi una persona che quella frusta ha sentito sulle sue carni, il capitano Antonio Labruna. Buonasera, capitano. Buonasera. Labruna. S'accomodi su questa seggiola. Il capitano Labruna, capitano dei servizi segreti, coinvolto, a torto, a ragione, in vari procedimenti, e qui stasera in veste, per così dire, di vittima. Pecorelli l'attaccava spesso e volentieri, si direbbe. Perché? Ma non è soltanto è stato Pecorelli ad attaccarmi, ma è stata anche una certa stampa. Gli attacchi sono cominciati nel 1973. Ed è stato bisogna fare una premessa. Un agente del servizio, oppure uno facendo parte del servizio, quando la propria identità viene scoperta, viene portata in pasto, viene resa nota, a un certo momento questo non può fare più la sua attività. Quindi viene bruciato. Viene bruciato, ecco il termine è giusto. Viene bruciato. C'è scritto in tutti i romanzi. Sì. Ecco, in tutti i romanzi, sì, ma appunto perciò non volevo a un certo momento usare un linguaggio di romanzi, romanzesco. Sì. Romanzesco. Perché se la veramente si va nel romanzo. Quindi viene bruciato, come dice lei, e poi dopo viene mandato via dal servizio e quindi gli si dà altri incarichi. Nel 73 io vengo attaccato dal giornale di Pecorelli, ma voglio dire una mia idea. Io non biasimo tanto il giornalista che attacca il personaggio, io biasimo soprattutto chi dà la notizia al giornalista per quale scopo e con quale intendimento. Chi gli aveva date le notizie al giornalista? Ma vede, per quale scopo? Con quale intendimento? Cerchiamo di dire numero di cose possibili. Vede, io con il nesso del poi ho fatto tanto, perché è un attacco continuo che va dal 73, anche oggi, che stiamo nell'88, continua tutta questi attacchi, che mi portano a viaggiare per tutta l'Italia davanti a tutte le procure e davanti a tutte le... Con due carabinieri vicino. No, da solo, meno male. Vado in veste di testimone o in veste di imputato. Allora perché l'attaccava Pecorelli? Ma perché bisogna sapere chi gli ha dato le notizie e quali erano gli scopi quali che erano si prevedeva.
Ma forse per allontanarmi dal servizio. Per allontanarmi dal servizio. Forse per bruciarla proprio. Per come bruciarmi, prima. Dice, tu sei bruciato, quindi questa è una ragione che tu te ne devi andare. Capitano Labruna, io le ricordo in qualche riga che cosa, per esempio, in un'occasione Pecorelli disse di lei e di Maletti, che era il suo superiore. Sì, il mio superiore diretto. Maletti e Labruna sono, sia pure a livello non modesto, degli esecutori di ordini. Per servire il loro padrone in borghese non hanno esitato un attimo a compiere azioni che hanno gettato discredito sul nostro apparato militare, tramato contro i loro superiori, ingannato il popolo italiano e i suoi rappresentanti, favorito piani criminali, ostacolato il corso della giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono cosucce pesanti. Come si spiega una cosa del non genere? Riesco a spiegarlo. Lei lo querelò a lui? No, io cercai di querelarlo, mi presentai dai loro comandanti, dei capi servizi, con i miei avvocati, per potermi querelare. Ma loro ritennero opportuno consigliarmi a non farlo per ragione di opportunità, per non rendere. E questo l'ho chiesto due volte. E due volte mi hanno detto di no, quindi io in un certo momento... Se capisco bene, lei dice che Pecorelli lo attaccò perché qualcuno all'interno stesso del servizio nel quale lei lavorava aveva interesse che lei fosse bruciato e dunque allontanato. Allontanato, ma deve tenere presente che io in Roma, sulla piazza di Roma, non ho mai lavorato, quindi... lavoravo un po' fuori e non conoscevo l'ambiente romano, quindi non potevo conoscere né giornalisti né niente, perché il mio lavoro era un lavoro differente era un lavoro di controspionaggio, non c'era bisogno di portare avanti un discorso giornalistico oppure avere dei collaboratori. Barberi, voleva chiedere qualche cosa alla Bruna. Sì, la Bruna, per anni Pecorelli, quando parlava di lei, la chiamava la Brun per coprire, non diceva la Bruna, no, diceva l'ammiraglio la Brun. Poi Capitan Bombarda, perché l'accusava di avergli fatto saltare in aria la macchina. Ecco, sì, che poi... Poi Capitan Bestemmia, questo è intuitivo il perché almeno Pecorelli lo scrivesse. Ma a un certo punto succede che questo non accade più, che entrate in un qualche tipo di rapporto. Ecco, come succede che cambia l'atteggiamento di Pecorelli? Il povero Pecorelli è cambiato nel 79. Poco prima della morte, perché muore in marzo. Che è gennaio, febbraio del 79. Perché io mi trovavo a Palazzo di Giustizia, Piazzale Clodio, e ci fu l'avvocato Antetomaso, credo, che mi chiamò, perché l'avevo conosciuto a Catanzaro durante il processo, a questo avvocato, mi presentò l'avvocato Pecorelli. Che Antetomaso fu l'unico a fare il necrologio in morte di Pecorelli, se non sbaglio. Ma sì, sì, era un suo amico. Era un suo amico. L'unico che ha fatto un necrologio, sì. E come infatti erano presenti, eravamo là che stavamo ragionando. Insomma, vi conosceste allora? Ci siamo conosciuti e da allora è arrivato un dialogo così. E gli attacchi sono cessati. Sì, sono cessati. Ma se erano motivati con le ragioni che lei dice, cioè per bruciarla? Ma io già ero fuori dal servizio. Quindi lo scopo era stato raggiunto. Io dal 76 sono stato fuori dal servizio. Che lo scopo era stato raggiunto. È stato raggiunto, sì. Quindi poteva anche fare la pace, perché ormai lei era stato bruciato. Nel 76 sono stato sospeso dal servizio. Barberi, lei ha seguito assiduamente tutte le vicende, tra le altre, del capitano Labruna. Questa ricostruzione che il nostro testimone vittima di Pecorelli stasera fa, le sembra attendibile? Ma posso provare a mettere un momento nei panni di Labruna. Che cosa Pecorelli poteva evitare che Labruna facesse? Che cos'altro oltre alle indagini su Piazza Fontana? Forse il golpe borghese. Siccome Pecorelli tende molto per un lungo periodo a coprire il golpe borghese, lei indubbiamente con le bobine di Orlandini e altre cose indagò a lungo su questo episodio. Poteva essere questo, mi chiedo. Ma a noi risulta, capitano Labruna, che lei sul golpe borghese ha una precisa ipotesi da fare. Ce la vorrebbe fare? Ma non ho nessuna ipotesi da fare sul golpe borghese. Il golpe borghese ha avuto un processo, sono stati tutti quanti assolti, quindi... Non è mai successo niente. Quindi chi parla del cosiddetto golpe borghese, chi invece lo piglia sotto altri punti di vista, comunque è questo, che gli accertamenti furono fatti ex novo, come diceva il generale Maletti, sotto la direzione di un colonnello che era preposto proprio a quella sezione. E poi dopo fu consegnato tutto alla magistratura, quindi si ebbe il processo del golpe borghese con i risultati che tutti quanti ben sappiamo. Torneremo su questo argomento, capitano Labruna, resti con noi in questo studio. Ora vorrei che gli ascolti... Posso andare via? No? No, un momento solo, annuncio questo filmato nel quale vedremo
da alcune testimonianze che abbiamo raccolto e che vedremo insieme, in che modo Pecorelli si approvvigionava delle notizie che servivano alla sua rivista. Una volta lo ha raccontato, lo ha detto, è la tecnica del pesce grande che mangia il pesce piccolo. Ecco, questa è la tecnica dell'investigatore. Molto veloce, molto acuto, pronto a balzare sulla preda, ovvero sia sulla notizia giornalistica, e a usarla immediatamente, a divorarla. Lui andava alle fonti, le fonti erano i magistrati, erano gli uomini politici, erano i rappresentanti della pubblica amministrazione, cioè laddove si possono trovare e verificare le notizie. Pecorelli riusciva ad avere informazioni circa il coinvolgimento di una determinata persona in una vicenda. Questa persona poteva diventare fonte di informazioni più importanti e così andava a aumentare il patrimonio delle sue conoscenze e il patrimonio delle sue fonti informative. Una estrema riservatezza sulle fonti di informazione era la prima garanzia per il mantenimento delle fonti stesse, per il mantenimento stesso del sistema di coinvolgimento degli ambienti intorno all'attività informativa e investigativa di Pecorelli. È stato la spia del palazzo, nel senso che se oggi possiamo parlare con una certa conoscenza dei fatti degli anni 65-75, gli anni che hanno visto torbidissimi episodi governare questa Repubblica, lo dobbiamo in grande parte al caso Pecorelli, al delitto Pecorelli e all'attività giornalistica che lo ha preceduto. E nonostante avesse tirato in campo per primo lo scandalo dell'Italcasse, avesse parlato per primo di Giannettini, lo scandalo della SIR, lo scandalo dei petroli, soltanto dopo la morte troverà il diritto di cronaca, e è un prezzo un po' troppo alto naturalmente. Cominciamo forse a capire meglio che tipo di attività e che tipo di uomo era Mino Pecorelli, Carmine Pecorelli inteso Mino. Lui semplicemente cercava di tenere separati e di giocare l'uno contro l'altro le sue possibili fonti di informazione. Una ipotesi possibile, vedremo tra poco quali sono le ipotesi circa le motivazioni del suo assassinio, ma vorrei anticipare questo, che una ipotesi possibile in una ricostruzione teorica è che quando due di questi anelli che lui cercava di tenere separati si sono congiunti, è scoccato quel cortocircuito che lo ha folgorato. Ricordo che trasmettiamo in diretta dagli studi di Rai 3 in Roma e che chi ci vuole chiamare a proposito di questo caso può utilizzare il numero 8262 con il prefisso 06. Vorrei andare avanti cercando di vedere quali ambienti e quali uomini frequentava Mino Pecorelli. Gli ambienti dei servizi, l'abbiamo visto, gli ambienti politici. In particolare l'ambiente politico della Democrazia Cristiana. All'inizio del decennio del 70, quel terribile decennio, il peggiore della nostra storia nazionale nel dopoguerra, Pecorelli era stato per un paio d'anni segretario del ministro democristiano alle regioni Fiorentino Sullo. Con gli ambienti della Democrazia Cristiana aveva continuato ad avere una fitta serie di relazioni, addirittura con una serie di cene, di incontri quasi rituali, simpaticamente rituali potremmo dire, che si svolgevano il martedì o qualche volta il mercoledì, insomma a giorno fisso, a cadenza periodica. Una di queste cene, lo vedremo tra poco, era destinata a diventare famosa. Prima di vedere nel filmato insieme quali sono le persone in particolare che Mino Pecorelli vedeva, vorrei chiamare in questo studio l'avvocato di Pecorelli, Franco De Cataldo. Come sta? Buonasera, avvocato. Grazie di essere venuto. Se si accomoda lì. Vediamo insieme questo filmato sulle frequentazioni del suo ex assistito Mino Pecorelli e che poi commenteremo insieme. Prego. Pecorelli nasce con la guerra di liberazione, ha fatto il volontario con l'armata di Anders, conosce tutta la Democrazia Cristiana della prima generazione, si muove molto bene nel mondo militare. Riesce a conquistare la fiducia di ambienti estremamente riservati e utilizza queste fonti nel tempo. Giornalisti, politici, non so, persone, amici, non saprei. Ma qualche volta Mino le avrà parlato, poiché si confidava molto con lei, sì, di queste cene? Sì, che andava a cena, ma non di altro. Beh, era il rituale di tutti i martedì,
erano le cene all'Elefante Bianco, un ristorante all'epoca abbastanza frequentato dai politici, prevalentemente dai democristiani, un ristorante nel quale si mangiava malissimo, accompagnati spesso da un pianoforte singhiozzante. A queste cene partecipava regolarmente Egidio Carerini con il suo segretario Sciarrone, spesso si accodava anche l'onorevole Costamagna, all'epoca peones abbastanza sponsorizzato. Queste cene essenzialmente servivano Carerini per parlare di affaretti interni alla Democrazia Cristiana, pettegolezzi, nulla di particolarmente sconvolgente, però credo che Pecorelli coltivasse questo rapporto perché era legato da amicizia all'onorevole Carerini, il quale tra l'altro era anche uno dei finanziatori, si può dire, di Pecorelli, anche se per importi molto modesti, che quindi senza nessuna particolare esclusiva, a parte che con Pecorelli di esclusive non ne ha potuto vantare nessuno. Molto tardi. Volevo precisare prima di ogni altra cosa che la breve intervista alla madre di Pecorelli che avete visto, di repertorio che avete visto in questo filmato, era del collega scomparso Gio Marrazzo. Avvocato De Cataldo, Pecorelli chissà quante querele aveva. Tante. Era un calunniatore secondo lei? No. Perché? Ma difatti io non credo che Pecorelli abbia avuto molte condanne. Anzi, credo che non abbia avuta nessuna o molto poche. Grazie alla sua abilità? No, per carità, non è questo. In quel periodo, mi ricordo, quelli che frequentavano spessissimo il mio studio, perché avevano tante querele, erano due. Uno di questi era Pecorelli. E tutti si sono querelati contro di lui. Tutto il mondo che contava, il mondo politico, il mondo imprenditoriale, eccetera. Devo dire però che raramente siamo arrivati alla conclusione, alle sentenze. Il più delle volte si concludevano le vicende giudiziarie con la remissione della querela. E poiché Pecorelli non era un uomo che avesse disponibilità di denaro, nonostante quello che si dica, beh, evidentemente tutto poteva fare salvo che risarcire il danno ai remittenti. È quello che si diceva, perché ormai non si dice più niente di Pecorelli, anzi forse si dice troppo poco, almeno un'ipotesi sul perché sia stato ucciso la vorremmo sentire, poi gliela chiederò, ma non adesso, dopo, perché riordinare semplicemente i fatti è già un forte aiuto ad andare avanti e a cercare di capire. Per cercare di capire vorrei ricordare almeno una cena, avvocato De Cataldo e Barberi, ascoltate, e telespettatori gentili che siete lì, ascoltate bene, una cena diventata emblematica. Si svolse la sera del 24 gennaio del 1979, due mesi prima circa che Pecorelli fosse assassinato dal suo ignoto killer. Si svolse in un ristorante di Roma, semiprivato alla famiglia piemontesa, e secondo quanto ne riferì per sentito dire l'onorevole Franco Evangelisti, vi avrebbero partecipato l'allora magistrato Claudio Vitalone, il generale della Guardia di Finanza Donato Loprete, poi ristretto nelle carceri della Repubblica, e alcuni altri personaggi. Durante quella cena pare che Pecorelli si lamentasse che le sovvenzioni che erano dirette alla sua rivista da parte dell'onorevole Evangelisti fossero state interrotte e minacciò di pubblicare una copertina, diciamo così, di contenuto forte nei confronti del presidente Andreotti. Quella copertina successivamente non uscì, ma il settimanale Candido, diretto da Giorgio Pisanò, l'ha pubblicata, anzi ne ha pubblicate due. Una, quella che vedete con la foto dell'onorevole Andreotti, destinata poi a diventare famosa, è la copertina che non uscì. L'altra è la copertina che la sostituì e che poi uscì. Vorrei che Barberi ci raccontasse un momento, brevemente, la storia di queste due copertine. Noi a Panorama lavorammo molto su questa copertina, perché era un fatto centrale, cioè la copertina scomparsa, perché si sapeva che al posto della copertina su Andreotti era uscita invece quest'altra copertina. La copertina era introvabile, naturalmente. L'aveva la magistratura, ma non era disponibile a prestarcela per pubblicarla. E ebbi la fortuna
di poterla ricostruire. In che senso? Con alcuni ex redattori dell'OP, dato che questa era la copertina uscita al posto di quella sull'Andreotti, dissi: ma quella com'è? E mi dissero che qui c'era scritto gli assegni del presidente, e feci fare questa stessa composizione con lo stesso carattere. E c'era ancora in OP, non era stata sequestrata evidentemente dalla magistratura, la foto pubblicata nella prima copertina. E quindi la ricostruì perfettamente. La presero tutti per vera, anche Evangelisti mi disse: ma come hai fatto a averla? Ed era ricostruita. Questa è la fantasia dei giornali che spesso supera la realtà, sì, questo sì, è noto. Senta Barberi, ma perché quella copertina, l'attacco con Andreotti contenuto in quella copertina non uscì? Che successe dopo quella cena? Dopo quella cena. Dunque, Pecorelli si lamenta, dice il gruppo Andreotti, perché bisogna un po' chiarire questo, che lì c'è il dottor Vitalone, allora sostituto procuratore della Repubblica, poi senatore democristiano, che non credo si offenderà se diciamo che è un uomo molto vicino ad Andreotti. Molto vicino, così, certo. Come molto vicino ad Andreotti, il suo braccio destro da sempre, è Franco Evangelisti. Molto vicino anche lui, sì. Vitalone è a questa cena e riceve da Pecorelli due copertine, la copertina in due copie. La mattina dopo questa copertina, ce la porti Vitalone, ce la non so come, è sul tavolo di Evangelisti, dentro una busta. Evangelisti la vede, sobbalza, si informa, dice: che cosa succede? È quello che Pecorelli sta per pubblicare. C'è qualche telefonata, non c'è, non lo so, ma che fai, che stai per fare? Evangelisti fa una telefonata a un altro personaggio che è molto noto e che è il costruttore, a Roma si dice palazzinaro, Gaetano Caltagirone, noto anche lui. Il quale Gaetano Caltagirone forse risponde, come in altre occasioni, ad Evangelisti: a Fra, che ti serve? E Evangelisti che gli serviva, gli dice, Franco, in quell'occasione? Mi serve che tu, visto che Pecorelli sostiene di aver avuto delle spese per fare questa copertina, eccetera, intervieni. Evangelisti ottenne l'intervento di Caltagirone per 30 milioni. Ecco, avvocato De Cataldo, 30 milioni per ritirare una copertina, lei questo come lo definisce? Ma veda, io ebbi da Pecorelli notizie di questa vicenda e della cena. E lui non mi parlò di questo assegno, di questo pagamento di 30 milioni, anche perché devo dire con tutta sincerità che i rapporti di Pecorelli con Andreotti, o viceversa, come vogliamo dire, non erano rapporti conflittuali, perché in definitiva Andreotti era stato poco colpito da Pecorelli, ma non per ragioni diverse dal fatto che Pecorelli non aveva scelto Andreotti come suo avversario. Io non so se ebbe 30 milioni Pecorelli, perché non me lo disse. So per certo che Pecorelli in quel periodo non aveva una lira, tant'è che cercava di poter lanciare sotto la nuova veste l'agenzia e si trovava in ristrettezze finanziarie, quindi probabilmente fu anche una operazione di... Io non credo che il Corriere della Sera o la Repubblica, trovandosi in ristrettezze finanziarie, andrebbero a dire che rinunciano a un titolo di prima pagina, ma di questo parliamo. Io non credo che si trattò di un ricatto, assolutamente. Barberi, ma perché Evangelisti fece intervenire Caltagirone a pagare quei 30 milioni? Perché poi gira, questo è il punto centrale della questione. Questo è il punto, e su questo punto fu a lungo interrogato dalla commissione P2 Andreotti, che gli chiesero: ma insomma, se non te, il tuo braccio destro ha pagato 30 milioni. E Andreotti chiarì che, pur essendo rimasto indifferente per anni agli attacchi ciclici di Pecorelli, in quell'occasione probabilmente i suoi collaboratori, essendo Andreotti era Presidente del Consiglio, in un momento politico particolarmente delicato, dissero: beh, st'attacco evitiamocelo, interveniamo in questo modo. Sugli assegni però bisogna dire che si è indagato, si è visto, ecco, che questi assegni poi effettivamente portino in qualche modo ad Andreotti. Non si è scoperto assolutamente nulla, cioè non sono assegni che portano. Quindi diciamo così, era un botto che Pecorelli voleva fare e che il gruppo Andreotti ha preferito evitare. Grazie De Cataldo, grazie Barberi. I rapporti tra Andreotti e Pecorelli sono ancora più complicati di così, simpaticamente complicati vorrei dire, perché mentre intercorrevano queste pressioni, successe che Andreotti ebbe nei confronti di Pecorelli un gesto di una delicatezza molto particolare, oserei dire intima, nel senso che gli mandò una scatola di supposte contro il mal di testa
male dei quali entrambi, sia il presidente Andreotti che il giornalista Pecorelli, soffrivano atrocemente. A quel gesto di cortesia, Pecorelli rispose con la lettera che adesso ascoltiamo. Le sono molto grato per il medicinale che ha voluto farmi pervenire. Un delicato gesto che conserverò nel mio cuore e nella mia memoria. Sono per questo fidente che il futuro... che il futuro possa accomunarci, oltre che nella sofferenza cefalgica. Anche nella difesa dei grandi ideali della democrazia, attraverso un rapporto che, sorto così singolarmente da supposte, sia sincero, duraturo e reciprocamente fiducioso. Nel garantirle da parte mia la più assoluta disponibilità al riguardo, le rinnovo, signor Presidente, i più sentiti ringraziamenti e le espressioni della più viva riconoscenza. Postscriptum. Le invio una scheda sull'emicrania che mi tormenta ininterrottamente da 10 anni. Mi farebbe molto piacere conoscere, se ha un po' di tempo per rispondere, di quale tipo è la sua. La lettera su Andreotti è un messaggio di amicizia, se vuoi. Pecorelli per molto tempo è stato rappresentato come il grande avversario di Andreotti. Questo bigliettino sta a dimostrare che perlomeno nell'ultimo periodo ciò non era più vero. È abbastanza suggestivo vedere come questo bigliettino, questa amicizia, questo nuovo sentimento nei confronti di Andreotti abbia preceduto solo di poche ore la uccisione di Pecorelli. Abbiamo visto dunque almeno un caso in cui ci fu un versamento di denaro in cambio per compensare una prestazione, una mancata prestazione giornalistica, come si usa dire. Devo anche dire che la testata, questa sigla della testata della rivista di Pecorelli, OP, che vuol dire Osservatore Politico, negli ambienti girava la voce maligna, sicuramente maligna, che volesse dire ora paga, che fossero le iniziali di una ben altro modo di dire. Una cosa però devo anche dire, che quello che ha detto l'avvocato De Cataldo poc'anzi è assolutamente vero. Mino Pecorelli non intascò mai una lira per suo conto ed è morto, come si suol dire, povero. Lo ascoltiamo da queste testimonianze. Chi lo considerava un giornalista ricattatore, ecco, Mino poteva essere considerato un ricattatore se al posto di una notizia la barattava con un'altra ancora più interessante, ma non l'ha fatto mai per soldi. Ma era uno che al denaro proprio non gli importava niente. Io ho potuto così osservarlo su questo aspetto, che è sempre un aspetto interessante, perché il rapporto denaro-uomo qualifica sempre la personalità dell'individuo. Era proprio, non gli interessava, non maneggiava denaro, pressoché non ne portava in tasca. C'era la sua segretaria amministratrice, la signora Franca Mangiavacca, che pensava a tutto. Pecorelli aveva sempre urgenze di tamponare ora una tipografia, ora un fotografo, ora qualche altra tendenza. Pecorelli aveva problematici e complessi rapporti con la tipografia, sia in ordine alla confezione del prodotto, lui non era mai contento di come veniva stampato, di come veniva distribuito, eccetera, e problematici rapporti in modo particolare per quanto concerneva il pagamento dei costi tipografici. Non riusciva però mai a essere tempestivo in questi pagamenti, anche perché le rimesse del denaro da parte della distribuzione, quindi del venduto, erano piuttosto modeste e mi sembra anzi addirittura venivano ritardate. L'obiettivo principale di Pecorelli è sempre stato quello di pubblicare, uscire a qualunque costo, con qualunque capriola, usiamo questo termine così improprio per il caso di specie. Ecco, diciamo in particolare posso ricordare una cosa che ho appreso anche successivamente alla morte di Pecorelli. Un suo incontro con un noto costruttore romano che lo aveva, sembra addirittura, ricevuto grattandosi i piedi, e questo fatto aveva destato, a quanto sembra, una forte impressione in Pecorelli, che si sentiva in un certo senso umiliato da questo trattamento, da questa cosa così poco signorile.
In questo ambito può essere collocata anche l'anfibologico episodio della lettera Bisaglia, che tanto spazio ha occupato nelle cronache dei giornali e nella vita politica italiana, che ha portato diciamo, alla fine della carriera politica di un ministro. Signor Ministro, non avendo avuto l'opportunità di conferire direttamente con lei, nonostante il mio più vivo desiderio manifestato ripetutamente anche di recente ai suoi collaboratori, mi induco a quanto appresso. Sono trascorsi ormai circa 6 mesi dalla data dell'ultimo versamento di quel contributo finanziario che la sua cortesia, or sono 3 anni, volle stabilire in tempo indeterminato e nella nota misura e scadenza in favore della mia agenzia, senza che a tutt'oggi io abbia ricevuto alcunché, al di fuori di tranquillanti assicurazioni e di promesse non mantenute. Questa lettera indirizzata da Pecorelli al senatore Bisaglia è un altro tassello della nostra indagine che, ricordo, serve a cercare, non dico di trovare l'assassino di Mino Pecorelli, ma quantomeno a metterci sulla strada di una ragionevole ipotesi del perché qualcuno ha sparato e del perché qualcuno ha mandato quel killer ad uccidere. Chi vuole intervenire su questo tema, anche per, soltanto per fornire delle valutazioni attendibili, può chiamare il numero 8262 che vedete in sovraimpressione sulla mia immagine. Abbiamo dunque sentito di questa lettera inviata da Pecorelli a Bisaglia. La sorella Rosita, la sorella di Pecorelli, consegnò la minuta di quella lettera al senatore Giorgio Pisanò del Movimento Sociale Destra Nazionale, che questa sera è qui in studio con noi. Buonasera, senatore. Buonasera. Senatore, quando Rosita le consegnò quella lettera, lei che cosa fece? Ma brevemente, c'è un antefatto di questo genere. Io nel settembre del 1980, indagando sopra finanziamenti che partivano dallo scandalo Lockheed, arrivai sullo scandalo dei petroli. E coloro che mi diedero le informazioni sullo scandalo dei petroli, che poi esplose in Senato, prima ancora che la Camera, mi dissero: guardi che collegato allo scandalo dei petroli c'è anche la morte di Pecorelli, l'assassino di Pecorelli. Allora cominciai a indagare su questo personaggio, del quale francamente non mi ero mai interessato, perché per me l'assassinio di Pecorelli rientrava in quel giri di malaffare della vita politica romana, dalla quale ero sempre stato lontano, perché tanto era inutile neanche entrarci, non si conclude mai niente, non si scopre mai niente di definitivo. Cominciai però a interessarmi da quel momento in poi, quindi in mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio dell'anno 80-81. Nel 1900, nei primi dell'81, adesso le date non mi ricordo, ricevo una telefonata, è la sorella di Pecorelli, che avendo letto i miei articoli d'inchiesta sulla morte di suo fratello, mi chiede, vuole un incontro con me. Naturalmente accettai subito un incontro e tra le tante cose che mi raccontò delle cose che aveva già detto tanti altri. Vedete la minuta venne di questa, fuori, ecco, dice, io ho trovato questa lettera, quella minuta scritta di pugno di mio fratello, da mio fratello, questa lettera indirizzata a Bisaglia. E lei che ci fece? Dunque, io intanto guardai bene questa lettera e poi decisi di utilizzarla nel senso di renderla nota, però non così soltanto con un articolo sul giornale, era una cosa troppo seria. Finì che questa lettera venne fuori in un intervento fatto da me al Senato, io la lessi in Senato e leggendola ce l'avevo già in tasca io, cioè la Rosita Pecorelli mi affidò questa lettera. Dopo che aveva la sua lettura in Senato, scusi se la interrompo, che successe? È successo un po' l'ira di Dio, perché quel giorno in Senato tutti sapevano che cosa sarebbe successo, che avevo in mano questo documento, c'erano 100 giornalisti, 18 reti televisive, comprese molte straniere, e saltò fuori che avevo in mano questa lettera, l'affidai attraverso il vicepresidente del mio gruppo parlamentare, senatore Marchio, l'affidai al presidente Fanfani, di cui mi fidavo, perché venisse periziata e venisse garantita ufficialmente l'autenticità. Che fine ha fatto poi quella lettera? La lettera è stata periziata
indagato ed è stata riconosciuta autentica, cioè la perizia autentica che poi si è inserita. Però Bisaglia rispose. Dunque Bisaglia reagì dicendo che lui non l'aveva mai ricevuta. Io reagì dicendo che questa lettera era una lettera autentica perché era tutta autografa, due pagine, chiedevo che fosse periziata e finì con un giurì d'onore tra Bisaglia e me. Bisaglia, chiedemmo che... tutti e due giuri d'onore. Il giuri d'onore durò due mesi. Il giuri d'onore finì in maniera assolutamente salomonica e riconobbe nel giuri d'onore è riconosciuto che la lettera è autentica, però dissero che era vero che allora che Bisaglia aveva dato dei finanziamenti a Pecorelli, però siccome io avevo anche sostenuto che gli aveva dati anche dopo aver ricevuto quella lettera, ma non avevo portato delle prove, conclusero dicendo che non avevo potuto provare che gli aveva dato i finanziamenti anche dopo. Comunque sta di fatto che la lettera era autentica, che Bisaglia aveva dato finanziamenti a Pecorelli e che Pecorelli chiedeva altri finanziamenti da Bisaglia. Questo è accertato in un giudizio espresso dal Parlamento. Secondo lei, scusi, l'ultima domanda, perché poi torneremo su questo, ma secondo lei quale ragione al mondo poteva spingere Bisaglia a finanziare Pecorelli? Oh, santi Dio, la ragione che spingeva tanti altri personaggi del mondo romano a finanziare uno che rompeva le scatole, questa con è la verità. Un giornaletto che circolava in poche decine di esemplari. Sì, ma Roma è un pollaio. Roma è un autentico pollaio, politicamente parlando, dove tutto si agita nell'ambito di 100, 200, 500 persone, 1000 persone, e tutto acquista un'importanza eccezionale. Fuori di Roma tutti se ne fregano, ma una cosa detta a Roma acquista una grande importanza, un grande peso, e tutti corrono a far tacere Tizio, a far tacere Caio. Veramente è una cosa paurosa. Senatore, non sarà che più che la sua parte politica qui parla il milanese? L'uomo io faccio l'attività a Milano e sono contento di farla a Milano perché sto fuori dall'ambiente romano, ma ogni volta che mi sono avvicinato all'ambiente romano, e questo è stato un caso, io mi domando che cosa avesse Bisaglia da pagare Pecorelli per farlo tacere, su che cosa. Questa faccenda comunque si inserisce, ecco, la storia di questa lettera, la storia anche della fine di Pecorelli, poi ne parleremo, si inserisce nello scandalo dei petroli. È lo scandalo dei petroli che genera tutti questi drammi che poi finiscono, secondo me, ne con la morte. Ne parliamo tra Pecorelli. Poco. Adesso, certo, per andare avanti nella nostra ricostruzione, volevo ricordare, l'abbiamo già visto, ma è bene puntualizzarlo perché è uno dei punti di fuoco del nostro programma, che Pecorelli dunque rimbalzava, si muoveva abilmente fino a quando non è più riuscito a rimbalzare, tra le varie fazioni dei servizi segreti. In quel terribile decennio del 70 che ho ricordato prima come forse il peggiore, il più triste, il più sanguinoso della nostra storia repubblicana nel dopoguerra, che è la stessa cosa poi perché la Repubblica nel dopoguerra, della nostra storia nazionale nel dopoguerra, in quel decennio del 70 succede che le deviazioni dei servizi segreti, varie deviazioni dei servizi segreti, diventano un motivo dominante e ricorrente della nostra vita pubblica. Posso citare al riguardo un dato molto impressionante che riguarda in particolare l'anno 1979, anno della morte di Pecorelli. In quell'anno muoiono, uccisi o in strani, misteriosi incidenti mai interamente spiegati, ben 9 agenti dei servizi o comunque agenti delle forze dell'ordine in servizio politico. Ne voglio ricordare i nomi. Nel mese di febbraio gli agenti Sardiello e Mancini, nel mese di marzo Guerrieri, nel mese di maggio Campagna, nel mese di settembre Granato, Battaglin, Tusa e Taverna, nel mese di dicembre Mariano. 9 vittime di quella guerra tra fazioni dei servizi, tra le quali Pecorelli cercava di districarsi. Come Pecorelli cercasse di districarsi, vediamolo in queste ricostruzioni filmate. L'epoca in cui c'erano le Brigate Rosse che impazzavano, che c'erano gli attentati che venivano da destra, che venivano da sinistra, il caso Leone, la P2, insomma, erano momenti veramente tragici per le nostre istituzioni. Se vediamo nell'arco del tempo, ha potuto accedere solo per rimanere ai servizi segreti, un ambiente che in Italia non è stato sconvolto da crisi, da rivalità, da guerre interne formidabili, da contrapposizioni personali di generale con generale, di capitano con capitano. Ecco, se andiamo a sfogliare le annate di Pecorelli vediamo che ha potuto usufruire contemporaneamente o comunque in periodi immediatamente contigui delle informazioni, delle fonti informative provenienti da entrambe le fazioni in causa. Questa è stata la sua ingenuità, oppure era un ottimista nel pensare che denunciando certe cose di un settore dove lui era
entrato ne potesse venire fuori così impunemente. Dunque, questa è la situazione fino a questo punto. Vogliamo aggiungere però una cosa meno nota di quelle che abbiamo detto finora. Pecorelli aveva almeno due ragioni, direi, di ricattabilità, o quantomeno su due motivi sui quali poteva essere premuto sensibilmente. La prima ragione era che alcuni dei suoi amici, alcune delle persone che frequentava abitualmente, erano dei notori omosessuali. La seconda ragione riguarda la strana vicenda di un suo figlio naturale, di un figlio illegittimo, come si sarebbe detto prima della riforma del diritto di famiglia, nato cioè fuori del matrimonio. Un figlio che Pecorelli registra prima, fa registrare sotto il nome del cugino Fulvio e poi sotto il nome proprio, Andrea Pecorelli. Fatto sta che oggi, allo Stato civile di Roma, risultano due Andrea Pecorelli, nati da due padri diversi e dei quali di uno è nota anche la madre, dell'altro è ignota la madre. Questo reato di falsificazione di atto pubblico, che è un reato, mi dicono, abbastanza serio, si sarebbe stato in prescrizione. Questo ragazzo, Andrea Pecorelli, nasce nel 69, sarebbe stato andato in prescrizione facendo venire meno almeno quel motivo di ricattabilità. Questo è un altro tassello che dobbiamo aggiungere alla complessa, contraddittoria, ambigua, profondamente ambigua personalità di Carmine Mino Pecorelli, del quale voglio parlare adesso con il generale Nicola Falde, già ufficiale dei servizi. Buonasera, generale. Buonasera. La prego di sedersi. Grazie. Già generale dei servizi, oggi pubblicista e collezionista di opere d'arte. No, ho visto delle statuine a casa sua. Poca roba. Generale Falde, lei per un certo periodo ha diretto la rivista OP. Come ha fatto ad arrivare alla direzione di quel foglio? Perché ci è andato? Parli nel microfono. Ho scritto sull'agenzia OP perché era un'agenzia che a suo tempo mi ha attaccato. Mi ha attaccato per ordine dell'ammiraglio Henke, capo del servizio, mio capo servizio, il quale desiderava... Lei, scusi, di che servizio faceva parte? Sì, SID. Del SID, certo. No, volevo ricordarlo a chi non lo sapesse, dato che era una cosa segreta, magari qualcuno lo sa. Non esiste. Le cose segrete sono note, sono i misteri che non sono noti. Allora, scusi, l'ho interrotto, lei stava dicendo? L'ammiraglio Henke mi aveva fatto attaccare dall'agenzia, no, dal Mondo d'Oggi, che è il settimanale di proprietà di Pecorelli, diretto dal giornalista spia Franco Simeoni, che poi sarà il primo direttore della stessa agenzia. Io in quel momento non sapevo da dove venissero questi attacchi. E con molto meraviglio ho dovuto apprendere che a farmi attaccare era niente di meno il mio capo servizio. Perché mi faceva attaccare? Perché, ahimè, sono andato a finire nell'ufficio che era del colonnello Rocca, famoso ufficio del colonnello Rocca, del quale si conosceva pochissimo, se non qualche cosa, circa il commercio delle armi. Ma l'ufficio era un pochino molto più complesso, andava al di là del commercio delle armi. Che cosa al di là del commercio delle armi? Tutto, mi scuso. La politica. La politica occulta, perché la politica è paese e politica occulta. Le parlano. Ma in quel momento non sapevo soltanto di questo commercio delle armi, perché poi progressivamente ho allargato le mie conoscenze. Possiamo ricordare ai telespettatori che il colonnello Rocca fece una fine... L'anno successivo, sì, che poi si è voluto equivocare. Arrivando persino a dire, Falde, elimina Rocca e occupi il posto di Rocca. Ma ne parleremo dopo. Sì. Vado avanti. Allora, come mai arriva OP? Questa è la domanda alla quale lei dovrebbe cercare di rispondere. Arrivato all'ufficio di Rocca, che cosa mi sono preoccupato? Ho cercato di riportare il servizio, quel servizio, nell'ambito delle leggi dello Stato. Ma il commercio delle armi, tutto rispetto a certe leggi dello Stato. E quindi ho trovato delle difficoltà enormi. Incominciando dal fatto che ho trovato l'ufficio svuotato, completamente svuotato. Chi l'aveva svuotato?
precedentemente al mio arrivo Enk si era premurato di svuotare l'ufficio, quindi togliendomi tutti i mezzi per poter funzionare. Generale, io le ho chiesto, scusi, se no, come è arrivato? Ci arrivo, perciò... No, scusi, ma la fretta, motivi, ma siccome scusa, sono le 10:20... Sì, ma i motivi... Non si offende, non si offende. It's a long way, è una lunga strada. It's a long story, sì, ma dobbiamo anche... Ma c'è la motivazione, perché scrivi lì sopra? Cioè io sono stato messo in condizione di non poter fare niente. Nei servizi. Però se tu ti porti bene, fra qualche mese ti daremo quei mezzi che ti abbiamo tolto. Se ti porti bene significava leggere il giornale e non fare niente. Io purtroppo questo non l'ho fatto, ho disobbedito. Perché qua c'è il principio dell'obbedienza ad una legge morale. Ha disobbedito? Ho disobbedito ad una legge, ad un ordine gerarchico, ma ho obbedito ad una legge di coscienza, perché non poteva stare certamente certo. Un ufficio di quella importanza a legge il giornale, perché è un ufficio smembrato. E allora? Volutamente. Allora? E per motivare il mio allontanamento, anche fra le altre cose, mi faceva attaccare da questa agenzia, da questo giornale di Pecorelli, Mondo d'Oggi. Dunque, se capisco bene, lei sta dicendo la stessa cosa che ha detto poc'anzi la Bruna. Pecorelli la attaccava. Pecorelli l'ha attaccato io, poverino, non era Pecorelli. Era il direttore, Mi faccia solo dire se ho capito bene, se gli spettatori... Sì. Pecorelli la attaccava su ordine, su invito. Pecorelli non era Pecorelli, era il giornalista, il direttore di Mondo d'Oggi. Insomma, quel giornale la attaccava su ordine, invito del suo... Ordine, su perché ordine. Era pagamento. A pagamento di un suo superiore, è la stessa cosa che ha detto la Bruna poc'anzi, ma tutti la stessa storia avete avuto voi nei servizi. La storia della Bruna è una storia diversa, perché la Bruna è capitano e ubbidiva un ordine di un suo superiore diretto che era Maletti, è su Maletti che va polarizzata l'attenzione. Lei invece, che poi, perché che la sua poi, storia è diversa? È perché il mio, io ero l'ufficio, dirigevo l'ufficio e quindi praticamente avevo anche una lei aveva un superiore. Anche. Enk, era Enk che la faceva attaccare. Ma le sembra una cosa alla quale si può credere questa? Ma i servizi non operano in via normale. I servizi ne fanno di questo e di peggio. Questa è la realtà. Senta, sembra... Una conoscenza dell'occulto sarebbe quanto mai interessante. Sa che non un famoso romanzo di Le Carré, che è un autore di libri di spionaggio. Sì, che piace tanto a Cossino. Che piace molto al Presidente, che si chiama La Talpa. Nella quale viene descritta una situazione di questo tipo. Lei pensa che anche in Inghilterra, nell'ambito di quell'intelligence verso la quale abbiamo noi una certa venerazione, succedano le stesse venerazione, cose? Venerazione no, un certo rispetto. Un certo rispetto, sì, ha ragione. Mi devo moderare. Ma pensa che succedano le stesse cose che succedono da noi? Tutto il mondo è paese. Tutti i servizi sono paesi. Sì, servizi. Senta, generale Falde, io però leggo qui su un atto del Parlamento, che è uno degli allegati alla commissione P2 che sta per uscire. A suo proposito, anzi fu proprio Miceli, all'evidente scopo di tenere meglio sotto controllo Pecorelli, che impose come direttore dell'agenzia OP, quello stesso colonnello Nicola Falde che Gelli aveva proposto come responsabile del settore informativo della P2. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo pensare di queste righe scritte da una commissione? No, questa è la bozza della relazione. Bozza che poi è stata corretta, bozza falsa, perché la commissione non è che ci ha detto la verità, tutt'altro. Questo è un dato di fatto. Insomma, lei perché andò a dirigere OP? Lei non ha mica risposto alla domanda. No, io rispondo subito, perché io sono stato attaccato dalla stampa di Pecorelli. Quando esco dal servizio, perché Enk ha vinto, io ho perso. Devo rispondere a questa domanda. Rispondo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Lei chi è, signore, scusi? Prego. Lei chi è? Io mi chiamo Falco Acame. Ah, buonasera. La conosciamo tutti, credo, in questo studio. Sì. Dica. Io mi sono occupato, anche mi occupo di abbastanza di traffico di armi. Voglio ricordare una vicenda che è legata alla rivista OP, sì. Che poi è stata, mi pare, anche ripresa indirettamente, più recentemente, dal generale Viviani in una sua intervista a Panorama. In questo numero di OP, che mi pare fosse l'ultimo, uno degli ultimi, si elencava un enorme quantitativo di armi
che era stato venduto dall'Italia alla Libia. Ne parleremo tra un po'. Lei ci precede sui tempi della nostra ricostruzione, ma comunque dica pure. Ah, vabbè, io non sapevo. No, no, per carità, non lo so. Vabbè, soprattutto i semoventi M113, obici e poi delle armi, diciamo, con una classifica di raid di elevata segretezza, come possono essere i mini sommergibili o quel tipo di sommergibili che si chiamano siluri umani, che sono stati usati nella guerra per varie operazioni. Anche nel corso della seconda guerra mondiale, certo. E Alessandria, i maiali. Alessandria. Prego? Sì, Alessandria, Gibilterra, certo. varie azioni. Allora, qual era il punto? Ecco, il punto è questo. Su questa vicenda, anche ridenunciata, perché le interrogazioni sono molto precedenti all'intervento di Viviani, a cui poi vicenda che si è complicata con l'abbattimento di un aereo Largo 16 con rappresentanti dei servizi segreti sul cielo di Venezia al suo ritorno da una missione fuori Italia per questa operazione. Ecco, su questa vicenda ci sono state in Parlamento presentate moltissime interrogazioni parlamentari. Come era stato possibile defalcare dai nostri reparti senza un'autorizzazione dei mezzi militari e venderli a un altro paese ripitturandoli con i colori di un altro paese e nella fabbrica, come era stato in arabo, possibile vendere mezzi di alta classifica di segretezza senza particolari autorizzazioni. Allora, su questa vicenda a me sembra una delle vicende determinanti, una di quelle che possono aver rappresentato una motivazione o una causa dirompente, se non l'unica, per l'eliminazione di Pecorelli. Volevo segnalare questo episodio perché a me pareva... La ringrazio molto del suo intervento, che introduce un'ipotesi sicuramente verosimile. Grazie. Noi sono però dobbiamo... fatti posteriori alla posteriori, lei non vuole rispondere su questo, no, però no, io la pregherei di rispondere alla domanda che le ho fatto un quarto d'ora fa. Perché è andata a dirigere OP? No. Io scrivo su OP perché cosa? Quando Enke riesce ad allontanarmi dal servizio, perché la spunta lui... Che dovrei dire che cosa ho fatto in quel periodo? No. Allora, quando viene riesce ad allontanare dal servizio? Dal servizio, dopo un paio d'anni ho incontrato Pecorelli. Io non conoscevo Pecorelli, il quale si accompagnava con persona di comune conoscenza. E in quell'occasione mi dispiace molto di quegli attacchi che a suo tempo il giornale mio ha fatto, però non sono stato io, era la giornalista spia. E io, per tutta la risposta, gli ho dettato una nota su Crociani. Molto interessante, perché Crociani... Camillo Crociani allora era amministratore della Finmeccanica, mi pare. Era credo nel passaggio fra la Finmeccanica e poi è andata alla Finmare. Sì, fuggì dall'Italia, scandalo Lockheed, morì. In quell'epoca Crociani era di fatto il ministro ombra della difesa. E allora lei andò a OP? No. Ho dettato una nota. Ha dettato una nota. Che ha avuto un notevole rumore. Perché la rivista era molto letta nell'ambito della difesa. Perché le famose agenzie che hanno un campo di diffusione ristretto, però una loro voce ce l'hanno. Io per un paio d'anni ho soltanto dettato alcune note. Non ho fatto parte, diciamo, dell'equipe di OP. Soltanto ci sono andato 2 anni dopo, precisamente il 1° dicembre del 1973, e ci sono rimasto 2 mesi e mezzo e poi sono andato via. Ma questo periodo... Io ho capito che, insomma, non è facile rispondere a questa domanda. Ma è facilissimo, perché? Perché ci sono andato. E perché c'è andato? Per un motivo, che cosa? Mettendo in risalto, perché questo foglio, che aveva una grossa diffusione nell'ambito della difesa, consentiva di chiarire alcune modalità, un modo di comportarsi, una corruzione diffusa che perlomeno era, che cosa? Era un messaggio alla magistratura, era una remora verso gente oltremodo corrotta, perché noi facevamo specifico riferimento a persone e a cose, perché non è che le note erano vaghe e generiche, le note avevano nome e cognome. Cioè, generale, non sono sicuro di aver capito bene. Comunque, quello che lei mi ha detto, insomma, mi convince che lei dice di essere andato lì perché c'era una qualche utilità che lei reggesse quel giornale. Mi dica una cosa. No, non reggesse, no.
cioè, reggesse per un breve periodo. Ascolti, Pecorelli mi ha messo a disposizione, mi ha messo a disposizione il suo giornale, cioè praticamente mi ha messo a disposizione la sua agenzia. Molto cortesemente, che cosa ricevevi in cambio? Una notorietà maggiore, perché da quel momento c'è stato uno spostamento di valutazione e anche di risonanza nella pubblica opinione, perché quando parlare di Crociani o parlare con 15 anni di anticipo di scandali che poi noi avremo visto, insomma, noi da questo episodio apprendiamo nulla su di lei, però molto su Pecorelli. Apprendiamo che Pecorelli era in una situazione nella quale gli poteva convenire, per dare robustezza alla fragile allora sigla OP, gli poteva convenire affidare la sua agenzia ad un professionista dei servizi come lei. Professionista dei servizi, non so, no, anche qua è un errore, perché non sono un professionista dei servizi, perché c'è una... La conoscenza dei servizi è una cosa molto complicata, perché in genere l'esterno, chi è esterno, ha un concetto molto vago e generico dei servizi. Occorre anche una professionalità anche nella conoscenza dei servizi. Ma difatti, io vorrei adesso che noi ci ponessimo, poi torneremo a parlare con il generale Falde. Lei mi ha fatto una domanda precisa. Sì, cioè, io, lei non mi ha dato una risposta precisa, però è stata una risposta molto articolata. No, io non ho mai... se Micheli, praticamente il capo del sito, mi ha mandato. È vero o no? No, non niente è vero. Vabbè. No, ma, e noi io devo prendere atto della sua smentita. No, no, è troppo semplice. In quel momento Micheli aveva come suo superiore diretto Enke, che era capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale mi aveva come il fumo negli occhi. Lei immagini che Micheli si permetteva di mandarmi a OP e poi io avrei dovuto prendere ordini da Micheli. Veramente una cosa folle. 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 Va bene, speriamo che se ne siano convinti anche i deputati e i senatori. Non mi interessa. Non le interessa. Non interessa, perché è una convenienza politica la menzogna. È chiaro. E con questo è finito. E quando usciranno, adesso stanno per uscire questi fascicoli io aspetto, che riguardano... Io ho denunciato persino uno di quelli. Li andremo a leggere. Certo. Ora ci dobbiamo porre un'altra domanda. Torneremo a parlare col generale Falde nella seconda, perché abbiamo qualche altra questione di interesse da chiedergli e speriamo di avere delle risposte altrettanto precise, ma magari un po' più brevi. Allora non diciamo niente. La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto, mi stia a sentire. La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è molto seria, generale Falde. A che punto sono, a 9 anni dall'omicidio, le indagini sul caso Pecorelli? Punto zero. Non deve rispondere lei, che anche se la sua risposta coincide con quella che stiamo per sentire dalla voce di questa testimonianza finale. Ascolti. Cioè, la giustizia, io ritengo che non abbia fatto proprio niente. Anzi, tutto quello che ha cercato di fare è di sotterrare questo processo, perché non faceva comodo a nessuno. Ogni tanto lo ritirano fuori quando c'è qualche momento particolare e fa comodo a qualcuno e poi lo rinsabbiano. Siamo a questo punto al momento culminante di questa parte di Telefono Giallo dedicata all'omicidio Pecorelli. Finita quella che si sarebbe chiamata la fase istruttoria, possiamo formulare 4 ipotesi sulle ragioni, quattro moventi che hanno determinato la sua morte. Vorrei che queste 4 ipotesi fossero scandite per nostra chiarezza e per vostra memoria. Prima ipotesi. La prima ipotesi è legata all'ultimo numero della rivista OP che vedete qui nelle mie mani. La copertina dell'ultimo numero, che per le solite ragioni per le quali i settimanali escono sempre con la data posticipata rispetto al giorno effettivo di comparsa in edicola, porta la data del 27 marzo, dunque di 7 giorni apparentemente posteriore alla morte di Pecorelli, che è del 20, dicevo, quella copertina si intitola La grande fumata. La grande fumata si riferisce ai fascicoli del SIFAR, il primo dei servizi segreti deviati di questo dopoguerra in Italia. I fascicoli del SIFAR di cui era stata ordinata la distruzione perché illegittimamente raccolti. In realtà non si è mai saputo se quei fascicoli fossero stati tutti integralmente distrutti e non si è mai neanche saputo con chiarezza quanti quei fascicoli effettivamente fossero. C'è chi dice che erano 32, chi 34.000 e c'è chi dice che erano addirittura 157.000. Questa copertina, la grande fumata, fece pensare a qualcuno che Pecorelli avesse nel suo ufficio, avesse nelle mani qualcuno di quei fascicoli che poteva dare fastidio. Questo era sufficiente ad armare la mano dell'assassino
e a spingere il mandante a mandarlo sul luogo del delitto. Questa è la prima ipotesi. C'è poi una seconda ipotesi. Questa seconda ipotesi è affiorata a più riprese e in maniera piuttosto complessa nel corso dei mesi e degli anni che sono seguiti alla morte di Pecorelli. Io ne parlo per chiarezza, perché alle volte il dialogo chiarisce meglio del monologo, e anche perché Barberi è un conoscitore di questa pagina, con il collega appunto Barberi. Come è venuta fuori l'ipotesi delle BR e attraverso quale giro, vorrei dire? Giro lungo, andiamo per tappe. C'è una rivendicazione di terrorismo di sinistra, innanzitutto. C'è da parte di OP la pubblicazione di alcune lettere di Moro e non si capisce perché queste lettere di Moro arrivino ad OP. C'è Pecorelli, il quale diceva che nel suo ufficio aveva ricevuto la visita di un brigatista. Io conobbi Pecorelli, lo disse anche a me. Mi disse: sulla sedia dove è lei c'è stato un brigatista. Fosse vero questo, diciamo che all'interno delle BR fosse stato scoperto che davvero Pecorelli aveva preso contatto con delle BR, beh, si potrebbe anche capire l'omicidio. Ma direi che l'ipotesi BR va esaminata anche sotto un altro punto di vista, magari per escluderla poi. Sequestro Moro, c'è un momento che è molto importante, del quale si è parlato moltissimo. Arriva un comunicato firmato Brigate Rosse, direi non delle Brigate Rosse, ma firmato Brigate Rosse, è il famoso comunicato che porta la polizia, la magistratura a cercare il cadavere di Moro su un lago, il lago della Duchessa, in mezzo alle montagne. Il famoso comunicato numero 7, falso, del 18 aprile, un mese e due giorni dopo la morte di Moro. Dopo il sequestro di Moro. Sì. C'è questo comunicato falso, scritto come gli altri, con una IBM a testina rotante, cioè però chiaramente diverso dagli altri, si scopre durante le indagini. Moro muore, passa del tempo, un giorno a Roma, su un tassì, degli stranieri trovano un borsello. In questo borsello c'è una pistola calibro 9 e c'è un comunicato, un volantino, che riguarda Pecorelli. È una specie di piano per uccidere Pecorelli. Vi si dice anche che Pecorelli va ucciso entro una certa data. Questo volantino, a parte su questo taxi, viene trovato diverse volte in circostanze più strane. In uno di questi volantini c'è addirittura scritto che praticamente la sentenza è stata eseguita nel giorno 20 marzo 79, nel quale Pecorelli effettivamente è stato ucciso. Ora, che cosa succede? Che questo volantino che riguarda Pecorelli ed il volantino famoso, il numero finto 7, delle BR, falso, delle BR, che porta tutti a cercare il cadavere di Moro al lago della Duchessa, sono iscritti con la stessa IBM a testina rotante. Ancora un po' di tempo, viene ucciso a Roma un personaggio piuttosto noto nel mondo dei falsari, pare che facesse i De Chirico splendidi, un tal Tony Chicchiarini. Questo falsario si indaga sulla morte, viene ucciso con 14 colpi di pistola, si scopre che è lui che ha fatto tanto il comunicato di Pecorelli quanto il comunicato delle BR. Si indaga ancora e si scopre che questo è il personaggio che ha guidato la banda che ha compiuto la più grossa rapina forse mai compiuta in Italia nel dopoguerra, che è quella alla Brinks Securmark di Roma, per 45 miliardi. Un momento solo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Allora, sono l'amica di Claudio. Vorrei fare innanzitutto delle precisazioni. Non ho capito bene le sue prime parole. Allora, io sono De Michelis Claudio, niente a che vedere con il ministro, chiaramente. Allora, specifico, il signor Barberi innanzitutto ha omesso, o lo ometteva adesso o l'ha omesso allora, che la famosa cena di Pecorelli c'era un altro personaggio. Sbaglio, signor Barberi? Si diceva allora che ci fosse un personaggio di nome Testa. No, le ricorda qualcosa? No, Testi, non Testa. Testi, ecco. Ma le faccio presente che non ho fatto l'elenco dei nomi. No, lei ha fatto l'elenco dei nomi, mi consenta, e ha omesso di citare. Potremmo rivedere il filmato. Superando questo problema. Innanzitutto, siccome qui si Carlo sta Alfredo dando un'idea, si sta dando un'idea distorta di quello che era Carmine Pecorelli. Sia ben chiaro, non l'ho conosciuto, lo difendo per quello che ho letto e per quello che successivamente ho saputo.
Innanzitutto il signor Carmine Pecorelli aveva una moglie e la moglie non era certo in condizioni agiate, né potevano essere in condizioni agiate né il giornale e né neanche l'amica. Però c'è da fare una precisazione. La signora Rosita Pecorelli, quel documento, da dove l'ha preso? Quale documento? No, dico Rosita Pecorelli e spiego qual è il documento. Quale documento? Perché c'è un problema, il signor Pisanò è presente, il senatore Pisanò. La famosa lettera di Bisaglia scatenò allora tutta una ritta, non so se se lo ricorda signor Barberi, sì, nella quale rimasero coinvolti personaggi come l'onorevole Emo Danesi, l'onorevole Egidio Carenini, che poi risulteranno appartenere alla P2. Ma non è su questo che voglio precisare un altro fatto. Il signor Pecorelli è iscritto alla P2, questo è un fatto certo. Il signor Carmine Pecorelli si iscrive alla P2 per cercare di prendere informazioni, tanto che ad un certo punto, in un'intervista precedente di poco alla morte, scrive una famosa lettera che allora fece scalpore. Il professore La Balaustra, signor Barberi, che cosa diceva Pecorelli in questo articolo? Diceva che a lui era arrivata in mano una informativa nella quale qualcuno aveva tradito dei nomi e lui solo per discrezione non tradiva quei nomi. Tra questi mi pare ci fosse il senatore Pisanò, Signor De Michelis, ringrazio, ne stiamo per parlare. Se lei ha la pazienza di... No, volevo specificare questo fatto. Stiamo per parlare e questo fa parte esattamente dell'ipotesi che tra un minuto lei sentirà nel suo televisore. Volevo fare, però, senta, per carità, lei può dire quello che vuole nei limiti del codice penale. Le voglio ricordare solo una cosa, che in questo studio, e l'ha visto poc'anzi qui, sì, è presente l'avvocato di Pecorelli, quindi... No, non è, il problema non è di difendere, il problema è che si sta gettando fango, è iniziato, mi scusi, questo è, per quanto mi riguarda, perlomeno uno spunto per la riflessione. Quando si parla di Pecorelli e si parla di soldi, o si parla di Pecorelli ricattatore, bisogna fare innanzitutto una precisazione. Pecorelli non era un ricattatore, bensì era un, usiamo un termine forse improprio, trasbordava le notizie, se aveva notizie di poco conto, le camuffava, le vendeva grandi, dopodiché se le vendeva. Però attenzione, Pecorelli non ricatta mai, in termini così come l'avete presentato voi estorsivi, dammi 30 milioni quasi per dire altrimenti dico. No, questo non è assolutamente vero, perché tutti gli scandali che oggi stanno sul tappeto in Italia, guarda caso, partono da OP e gliene cito uno per uno. Il primo è niente di meno di una fornitura di armi, ne parlava prima l'onorevole Falcaccame, però l'onorevole Falcaccame si è dimenticato che nel 71, che Pecorelli nel 74 denunciava una storia strana del 71, quando noi vendevamo le armi alla Libia e le vendevamo attraverso un personaggio che ne faceva il rappresentante, che era niente di meno che il generale Iucci. L'attuale generale Iucci andò a trattare questa fornitura in nome dello Stato italiano in Libia. Successivamente denunziò lo scandalo Lockheed, il primo a parlare di Antero Pecobler, me ne dia atto signor Barberi, e niente di meno che il giornalista Mino Pecorelli, mi consenta. No, qua la smentisco io e per conoscenza diretta del fatto, perché al tempo dello scandalo Lockheed era a Washington come corrispondente di Repubblica e assistetti alle deposizioni davanti alla commissione senatoriale d'inchiesta del Congresso americano, però se lei mi consente, dalla quale quello scandalo emerse. Lo scandalo Lockheed emerse in Italia dietro un primo articolo dell'agenzia, allora era agenzia. No, la smentisco. Va bene, non voglio contestarlo. No, ma su questo punto, signor De Michelis, mi consenta di interromperlo un momento solo. Sì. È una questione di puntiglio giornalistico, non sul merito. No, non è, perché mi ricordo esattamente, perché ne fui partecipe, come lo scandalo Lockheed rimbalzò in Italia dal Congresso degli Stati Uniti. Per favore. Però volevo ritornare su un altro fatto. Torniamo su un altro. Ha citato il cosiddetto comunicato numero 7, il famoso comunicato falso che parlava di Moro, buttato nella duchessa. Mi deve consentire, Pecorelli aveva fatto, oltre a quella del pentito, poi sappiamo che fine fece quel pentito, occorre dirlo. Cioè bisogna avere il coraggio anche di dire che quel pentito fu lasciato per inerzia dei politici e soprattutto del Ministero di Grazia e Giustizia, al punto che mi risulta non fece un'ottima fine. Però al di là di quello, Moro scrisse in un articolo e poi Sciascia successivamente ne farà propria la considerazione, Pecorelli in un articolo scrisse, e lo era la testata, scrisse una relazione su dove poteva essere tenuto Moro. Sbaglio, signor Barberi? Nell'ambasciata cecoslovacca. Sì, no, vuol dire questo. Di questo tipo, però, senta, le chiedo scusa. Pentito, De Michelis, abbia pazienza. Mi dica.
lei ha detto, ha tirato qui dei sassi su questo tavolo. Incontrovertibili. Incontrovertibili no, meno la Lockheed, incontrovertibili. Ma gli altri sono chiari. Ma però su questo ultimo punto anche la invito a ragionare insieme a me. Una delle cose sulle quali Pecorelli sbagliò fu l'ipotesi, come oggi sappiamo, a 10 anni di distanza. Moro non è mai stato nell'ambasciata cecoslovacca come Pecorelli aveva, e se fosse con quel famoso titolo che ricordiamo tutte, esatto, e due, credo, e se fosse in un'ambasciata. Non era in un'ambasciata. Esatto, però attenzione, lei stava facendo giustamente, stava riflettendo su un fatto che è determinante. Quando si parla di Pecorelli si parla di un personaggio che in quel momento aveva scoperto un fatto che poi dicono scoprirà dalla Chiesa. Il pentitismo perlomeno sotto questo aspetto se lo scopre prima Pecorelli, almeno se è vera la dichiarazione che ha fatta, perché bisogna sempre dare il beneficio del dubbio. Grazie De Micheli, senta, noi teniamo memoria di quello che lei ha detto. Però ecco, è opportuno chiarire un fatto. Se lei ha la pazienza di ascoltarci fino alla fine vedrà che su quello che è lecito dire su Mino Pecorelli noi non taceremo nulla, né nel bene né nel male. Grazie, no, perché, grazie. Ecco, è opportuno questo. Mi permette. Prego di... solo un solo fatto, dopodiché attacco. Però è opportuno rivedere un attimo solo, la figura del giornalista, perché era una persona moralmente integra. Da quello che dite voi invece ne sta quasi venendo fuori una sorta di ricattatore. De Michelis, lei ha ascoltato distrattamente il nostro programma, perché l'avvocato De Cataldo, che stava qua un quarto d'ora fa, forse mezz'ora, ha detto chiaramente, l'ho detto io, che Pecorelli è morto povero, l'ha detto la sorella Rosita. Più di così, credo che nessuno in bene abbia mai detto di Pecorelli. Devo anche dire che poi abbiamo anche detto tutto quello che c'è da dire, cioè la copertina di OP, cioè la lettera Bisaglia e tutti gli ambigui rapporti che indiscutibilmente Pecorelli intrattenne con il mondo politico e dei servizi segreti. Fino a questo punto abbiamo avanzato due ipotesi, quella dei fascicoli del SIFAR e quella riassunta da Barberi delle Brigate Rosse. Per la verità, personalmente, a quella delle Brigate Rosse, anche per il suo modo tortuoso, credo poco. Vorrei ora avanzare una terza ipotesi. Questa terza ipotesi, come avete visto dalla scritta, si basa anche su un fascicolo dei servizi segreti capitato in mano a Pecorelli. In questo fascicolo erano descritte le attività a cavallo tra guerra e dopoguerra del maestro venerabile della P2, Licio Gelli, oggi ristretto in un carcere della Repubblica. Si diceva che Licio Gelli era stato delatore dei nazisti, aveva fatto la spia contro i fascisti, e in un periodo successivo era addirittura diventato un agente informativo di un paese dell'est, probabilmente la Cecoslovacchia, che in quel periodo, siamo negli anni dopo la guerra, svolgeva questo tipo di servizi in Italia per conto dell'Unione Sovietica. Insomma, un passato non propriamente onorevole e che sicuramente avrebbe voluto danneggiare seriamente un personaggio che in quel momento si apprestava a perfezionare quella specie di cupola, quella specie di apparato parallelo e clandestino dello Stato che era la loggia P2. Questo fascicolo, nella gergo dei servizi, era stato battezzato Cominform. Di quel fascicolo Pecorelli aveva cominciato a pubblicare alcuni stralci. Ce n'è abbastanza, perché chi poteva temere che quegli stralci diventassero notizie scritte sulla carta stampata intervenisse. Difatti, Licio Gelli è stato indiziato di reato per la morte, ed è risulta tuttora indiziato di reato per la morte come mandante di Pecorelli, e Giusva Fioravanti risulta indiziato di reato come killer esecutore materiale dell'omicidio Pecorelli. Non si è andati al di là dell'indizio di reato, che come sapete è soltanto l'informazione pubblica che si stanno svolgendo delle indagini sul conto di una persona, ma a quello almeno ci si è arrivati. Vorrei che i telespettatori ricordassero insieme a noi chi è quel Giusva Fioravanti di cui si parla come possibile killer di Pecorelli. Tanti anni fa, quasi 20 anni fa, Giusva Fioravanti era un ragazzino alto così, che ebbe un notevole successo in un telefilm che molti ricorderanno. Si chiamava La famiglia Benvenuti. E così, con buona pace di tutti, finalmente berremo un caffè. Buongiorno, mamma. A te. A te. Certo, c'era. Che fai, cretinetti? Ma io mi... Ma no. No, ma no, non è niente. Sì, va bene, lo so che non è niente, ma sai, quei colpi lì sono... Va bene, ma lui è piccolino.
Buongiorno, cugino. Senti, mamma, posso stare solo 5 minuti? Ma come? Ma devi andare a scuola. Ma dai, Andrea, su. Ma ancora presto. Su. Su, mettiti sotto, su, dai. Aspetta, aspetta. Ecco. Stai bene? Sì. Allora, sei contento di andare a scuola senza più grembiule e fioccone? Adesso non sei più uno scolaro, sei uno studente. Sì, sì, ma mamma, mi fai sentire pure a me la sorellina che si muove. Ma sì. Ma che dici? Ma a papà gliel'hai fatta sentire. Ma che ti salta in mente? Ma che ne sai tu di queste cose? È amabile che ti dici queste sciocchezze. Ma no, ma se vi ho visti. Io stavo sulla poltrona a guardare la TV che c'era un romanzo poliziesco. E voi, e tu a un certo punto hai fatto un zompo. Che ho fatto? Beh, insomma, un salto. E poi tu e papà vi siete messi a parlare piano piano. Tu avevi fatto un salto perché avevi sentito la sorellina che si muoveva. Poi hai preso la mano a papà e gliel'hai appoggiata sulla pancia. E lui si è messo a ridere come un baccalà. Ma sta zitto, che sta di là, ma ti sente, sai? E poi sì, vabbè, ma scusa. Ma allora, ma perché a lui sì, a me no? Vabbè, dai. Va bene, va. Stai così, eh? Ecco, con la testa qui. Ecco, così. Ma adesso forse la sorellina dorme. Vabbè, io aspetto. Giusva Fioravanti, diventato poi un feroce assassino, membro di un'organizzazione estremistica di estrema destra, INAR, era 12 anni prima quel ragazzino un po' smanceroso, con gli occhi grandi e i capelli a frangetta che avete visto in questo film. Nell'ambito di questa terza ipotesi, il passato di Licio Gelli, voglio ricordare che mentre queste pubblicazioni cominciavano a trapelare dalle sbiadite righe di OP, Mino Pecorelli continuava a intrattenere dei rapporti col maestro venerabile. Ho qui in mano la fotocopia dell'agenda della fotocopia del giorno 23 dall'agenda di Mino Pecorelli, tre giorni dopo la sua morte. In questo giorno 23 marzo del 79 è segnato un appuntamento con Gelli che Pecorelli non poté onorare per sopravvenute cause di forza maggiore. Diciamo così. Questa dunque è la terza ipotesi. Vorrei ricordare, farvi vedere soltanto un frammento di repertorio per vedere che cosa quel Giusva Fioravanti che abbiamo visto bambino adagiato sul ventre della sua mamma in attesa della sorellina, che cosa quel Giusva Fioravanti era diventato 12 anni dopo. Questo servizio è un filmato di repertorio dal telegiornale ed è stato ripreso a Trieste in occasione di un processo per rapina. Giusva Fioravanti. L'imputato ha contestato la trafila della giustizia lamentando di non poter conferire trovandosi in isolamento con il suo difensore. La Corte gli ha concesso, sospendendo il dibattimento, un colloquio di 2 ore. Alla ripresa del processo Fioravanti ha protestato il suo difensore e prima di allontanarsi dall'aula ha detto testualmente: per me parlerà la guerriglia. Nella sua arringa, convenendo con una analoga richiesta del pubblico ministero, il difensore di Fioravanti ha sollecitato una nuova perizia psichiatrica chiedendo di accertare le reali condizioni mentali dell'imputato al momento della rapina a Trieste. L'avvocato ha esibito altre 3 perizie eseguite per diversi fatti, dalle quali risulta che Fioravanti ha un equilibrio mentale molto labile, una personalità complessa con impennate paranoidee con vocazioni suicide. Per questo, ha detto il difensore, si sente un superuomo. Ecco, questo qui dunque avete visto il Giusva Fioravanti tenero e il Giusva Fioravanti torvo. Mentre andavo in onda questo filmato di repertorio, mi hanno raggiunto in studio il senatore Pisanò, che avete già incontrato poc'anzi, e l'onorevole radicale Massimo Teodori. Buonasera Teodori. Buonasera. Questi 2 onorevoli membri del Parlamento sono stati entrambi membri della commissione d'inchiesta sulla P2. Onorevole Teodori, c'è un episodio che per prima cosa, a parte tutto quello che diremo dopo, vorrei ricordare con lei.
quello di un comandante della Guardia di Finanza che dirigeva un servizio I, un servizio informazione, un servizio intelligence, si chiamava Florio e fece una fine un po' strana. Si tratta del colonnello Salvatore Florio. Il colonnello Salvatore Florio è uno di coloro che muoiono incidentati o suicidati o qualche altra forma di morte violenta. La galleria degli anni 70 è piena di questi episodi e sicuramente Pecorelli è uno di questi episodi. Salvatore Florio era il comandante, il responsabile dell'ufficio I della Guardia di Finanza. L'ufficio I è una specie di servizio segreto della Guardia di Finanza ed è quell'ufficio che nel 1974, quel servizio segreto, produce le prime note informative documentatissime su Licio Gelli. Che cosa accade? Produce tre note informative sotto la responsabilità del colonnello Florio, una firmata dal capitano Rossi e da altri. Che cosa accade? Che queste note informative su Gelli creano praticamente la premessa della morte di questi personaggi, di tutti i personaggi che partecipano a questo servizio segreto. Nel 1976 viene nominato a capo della Guardia di Finanza il generale Giudice, che fa parte del gruppo Giudice Lopreta, che poi saranno incarcerati per lo scandalo dei petroli, per truffe di migliaia di miliardi. Vengono nominati dai ministri Andreotti e Tanassi e non appena nominati sciolgono l'ufficio I e mandano in particolare il colonnello Florio disperso in Italia. Il colonnello Florio poi viene mandato a dirigere, mi pare, una scuola o qualcosa del genere a Ostia. Il generale Giudice, comandante generale della Guardia di Finanza, va a visitare la scuola di Ostia con il comandante Florio, ha un diverbio con lui a proposito di documenti che lui avrebbe conservato nella sua cassaforte. Sta di fatto che il colonnello Florio muore con un incidente inspiegabile pochi mesi dopo l'uccisione di Pecorelli. Mi pare di ricordare che non venne neanche fatta l'autopsia dopo quella morte. Non venne fatta l'autopsia, è una di quelle morti inspiegabili, perché questa automobile collaudatissima con un autista riposato improvvisamente sbanda e via di seguito. Sono state fatte, non da parte ufficiale, anche delle indagini su questo strano incidente per il quale muore il colonnello Florio, e queste indagini avrebbero portato, che sono indagini private, non fatte ufficiali, avrebbero portato a rilevare che era stato manomesso una ruota dell'automobile su cui viaggiava il colonnello Grazie Florio. Grazie Teodori. Senatore Pisano, le devo fare una domanda molto delicata. Lei è abituato a ben altro, ha la pelle dura. Sì. C'è un elenco famoso di fascisti pistoiesi, se non sbaglio, col quale Gelli traffica. In quell'elenco figura anche lei. No, questa storia dell'elenco è una delle cose più spassose in questo dramma, perché su questo elenco si è creata una leggenda e si è persino detto, l'ha detto anche quel signore che ha telefonato prima, potrebbe essere una delle cause dell'assassinio di Pecorelli. La verità sta in questi termini. Gelli, io l'ho conosciuto appunto allora, perché fondammo insieme il Fascio Repubblicano di Pistoia, lui avevo 19 anni, lui ne aveva 24. Che anno correva? 1943, dopo il settembre del 43. Sì. Poi lui passò coi partigiani, finito lì. Non abbiamo più saputo niente di lui. Quando scoppia la faccenda della P2 e arrivano i documenti che rastrelliamo da tutte le parti, i servizi segreti ci mandano anche questa lista dei 58 di cui aveva parlato Pecorelli poche settimane prima di essere ucciso, con quella famosa lettera del professore alla balaustra, dove diceva: io sono depositario di una lista di nomi che non devo tradire di nuovo. Curiosissimo, mi impossessai di questa lista e andai a guardare. E ci feci su delle risate da matti e disse anche a tutti i colleghi della commissione: un lungo elenco di nomi che comunque noi non tradiremo una seconda volta perché non è il nostro costume rivelare segreti di Stato. Questo è quello che Pecorelli scrive. Sì. Un mese prima del 20 febbraio. Vi interrompo un momento perché voglio far vedere ai telespettatori che questi due signori si sono presentati ognuno
col suo libro scritto sulla... Questa è la mia relazione. Questa è la relazione di minoranza parlamentare che Pisanò ha pubblicato come supplemento, sì, di Candida. Supplemento. E questo è il libro. Anche questo è una... editore su Arco, è una relazione, no? Che Teodori allora, Augias, forse bisogna ricordare che accanto a questa relazione di minoranza sulla commissione inchiesta P2 sono stati pubblicati a carico della relazione di minoranza 18 volumi di documenti, fra cui tutti questi documenti che riguardano Pecorelli, che altrimenti sarebbero in questo momento sepolti nelle cantine. Chiariamo la faccenda della lista. Allora, io andai a guardare questa lista, curiosissimo, e trovai 58 nomi. Questi 58 nomi erano stati i nomi che Gelli aveva consegnato ai servizi segreti del governo del sud, vuol dire la SID, quando lui passò dall'altra parte, passò con i partigiani, venne preso in carico dai servizi segreti del Regno del Sud per fargli dire tutto quello che sapeva. E lui diede questi 58 nomi, ma questi 58 nomi erano i 58 nomi dei 58 fascisti repubblicani più conosciuti di tutto il Pistoiese. Quindi come di informativa non valevo una lira. Assolutamente, c'ero dentro anch'io. Erano le famose notizie di dominio pubblico. Erano queste. Notizie di dominio pubblico, sì. Quindi questa lista non valeva niente. Ora, penso assurdo che uno vada ad ammazzare un altro per 58 nomi che non interessano nessuno. Grazie, senatore. Questo è uno. No, ma se poi ci torniamo, la questione, l'ipotesi con la quale io non concordo del movente Gelli non è questa. Non è, sì, sì, d'accordo, non è questa un'altra. Della lista, non è questa. È quella del passato di Gelli. È un'altra, perché... sì, non è la lista. Perché Pecorelli pubblica, anche qui devo citare testualmente, il 2 gennaio su OP, un articolo su Gelli che dice... nel modo seguente: Gelli, ex fascista, ex nazista, agente dei servizi segreti argentini legato alla CIA, a Connolly e ai falchi americani. E commenta Pecorelli: non quindi un Gelli nazifascista americano e golpista, ma un venerabile maestro, sincero democratico e partigiano combattente. Cioè è il rivelare una faccia di Gelli che era stata nascosta, che fa avanzare l'ipotesi che Gelli, che non voleva che questa faccia fosse rivelata, potesse vendicarsi su Pecorelli. È un'ipotesi sulla quale io non concordo, no, però sì, questo è il punto esatto. Poi ci direte qual è la vostra ipotesi. No. Poi ci direte perché quello, cioè, è il punto. Per dirlo in parole poi, i rapporti fra Gelli e il Partito Comunista, che Gelli non ha mai voluto in 20 anni che fossero rivelati. E alla quale grazie si è sempre opposto, e questo grazie è il punto cruciale. Mi faccia finta che sono il presidente della Camera. Obbedisco. Nell'ambito di questa terza ipotesi di cui stiamo parlando, scusate se ogni tanto la tensione di questo programma è forte e magari facciamo un piccolo sorriso. Nell'ambito di questa terza ipotesi devo ricordare anche un altro episodio. Pochi giorni dopo la morte di Pecorelli, al procuratore di Roma De Matteo arrivò una telefonata anonima nella quale Gelli veniva indicato come mandante di quell'omicidio. De Matteo, che non era il primo arrivato ed era uno che sapeva fare il suo mestiere tecnicamente, a quella telefonata dette un certo peso, tant'è vero che incaricò un colonnello dei carabinieri di svolgere un'indagine. L'anonimo che fece quella telefonata non è mai stato scoperto, ma quell'anonimo stasera, approfittando del nostro 8262, potrebbe farsi forse nuovamente vivo, sia pure a tanto tempo di distanza, per dirci perché fece quella telefonata a De Matteo. Questa è la terza ipotesi. Il passato di Gelli, devo annunciare un'ultima e quarta. La quarta ipotesi, come avete visto, riguarda lo scandalo dei petroli. Anche questo si basa su un fascicolo del SID che viene convogliato nell'ufficio di nella redazione di OP e nelle mani di Gelli. Questo fascicolo segreto dei servizi segreti, contenente notizie segrete su uno scandalo che sarebbe diventato clamoroso e a capo del quale noi italiani avremmo scoperto che il capo delle guardie era anche il capo dei ladri, per dirla così in termini semplici, aveva un'intestazione ridicolmente fantastica, si chiamava M.FO.Biali, dove M.FO sta per le iniziali del dottor Foligni, Mario, e Biali è il semplice anagramma di Libia. Il dottor Foligni questa sera è in studio con noi, ha benevolmente accettato di venire, grazie dottor Foligni. Prego. Buonasera, s'accomodi. Dottor Foligni, lei ci deve dire brevemente a che titolo lei venne coinvolto nello scandalo dei petroli. Ma lo scandalo dei petroli è una cosa che non si può dire brevemente, però si può vedere di
riepilogare in maniera sintetica, perché mi rendo conto che le cose stanno andando alle lunghe, il tema è di un'importanza notevole, tutti sono interessati a capire chi può aver ucciso Pecorelli. Pecorelli a noi ci aveva aiutato. Noi chi? A noi del Nuovo Partito Popolare, che io avevo fondato nel 75 e non nel 74, come appare da un libro scritto dall'attuale ministro degli esteri, quello della terza serie. Comunque questa l'attuale questione... ministro degli esteri è l'onorevole, Giulio Andreotti. Giulio Andreotti. Ancora credo che il prossimo... Allora nel 75 lei aveva... Nel 75 io avevo fondato il partito e nessun organo di stampa era, diciamo, disponibile a parlare del partito. E io naturalmente cercai, attraverso questa agenzia dell'OP, che qualcuno si occupasse del partito. E Pecorelli fu estremamente disponibile. Ci aiutò moltissimo, fece delle cose, eccetera. Passati gli anni si trasformò. Lei come lo ricambiò, per tanta gentilezza? Ma io feci un abbonamento. Era estremamente gentile con noi e capiva l'importanza che i cattolici avessero una possibilità di alternativa scelta, rispetto alla DC. Allora, lui era entusiasta. A tanti anni di distanza? A tanti anni di distanza, verso il 77-78, Pecorelli si trasforma in uno dei più feroci, dico feroci, assalitori del partito e di me. E credo nel 78 iniziò a pubblicare degli stralci di documenti che a quell'epoca noi non conoscevamo del partito. Nessuno di noi sapeva che esistesse il partito sotto controllo microspiato e che c'erano dei dossier. Il partito, scusi per chiarezza dei spettatori, il nuovo partito popolare, NPP. I servizi o parti, diciamo, slegate dei servizi avevano messo delle bobine all'interno del partito che dal 75, poi si è saputo sempre da questo libro, vennero piazzate per verificare alcune nostre, diciamo, fonti di finanziamento. E venne fuori che io avevo avuto dei rapporti per legittimissimi, perché passai attraverso il Ministero degli Esteri, del Commercio con l'Estero, per le regolari licenze, attraverso le fonti ufficiali di banche e di imprenditoria del petrolio, e poi c'è stato tutto uno scoppio di questo fascicolo. Scusi, pubblicato dall'OP. Ecco, no, lei stava dicendo, io attraverso le fonti di finanziamento, i rapporti che io avevo avuto con la, poi ha cambiato discorso, con la Libia, ecco. E la sigla è questa, sì, l'anagramma. Sì, ma lei poi aveva fatto una digressione dicendo che era tutta roba regolare, ma tutta roba regolare, rapporti con la Libia. Non rapporti con la Libia, rapporti per poter avere, attraverso un normale contatto di imprenditoria, una fornitura di petrolio. Che quello non che si chiama import-export. Import-export. Cioè, lei importava... Io avevo trovato un imprenditore che si chiama Attilio Monti, che era interessato ad acquistare, a condizioni favorevoli, il prodotto dalla Libia. Gli onorevoli qui presenti hanno qualche domanda da rivolgere al dottor Follini. Ma io l'ho già detto alla commissione d'inchiesta quando mi hanno interrogato. Io sono stato in due riunioni molto lunghe. Non c'eravamo. Mi pare dai documenti che questo fascicolo Mifobiali, di intercettazioni, di un fascicolo di intercettazioni e altri documenti che va dal 74 al 75, nasce in maniera presunta per intercettare il nuovo Partito Popolare. Certo. Ora, questo secondo me è una grande balla. Anche secondo me. Perché è una grande balla, nel senso che il nuovo Partito Popolare è una cosa ridicola. Non è questo. Presentandosi una volta alle elezioni ha preso 2.000 voti. Ma questo, quindi, che non si parliamo tenda di ridicolo. Che faccia comodo. Non parliamo di ridicolo. No, che faccia comodo a qualcuno accreditare che esistesse un fatto scissionistico della DC. In realtà questo è un fascicolo di spionaggio che il ministro Andreotti ordina
perché il ministro Andreotti che ordini fa, certo, rispetto all'ambiente della Guardia di Finanza e a certi ambienti dei servizi segreti. Tanto è vero che noi troviamo all'interno di questo fascicolo tutta una serie di atti, veri o presunti, eccetera, che riguardano il gruppo di responsabili e ladroni della Guardia di Finanza. Ladroni perché sono stati condannati per questo, no? Certo. No, non è un'offesa, cioè giudice Loprete, i loro contatti con Miceli, del SID e con una serie di altri personaggi. E allora che cosa si tratta? Questo è uno strumento della guerra per bande. Questo che cosa? Qual è il soggetto? Questo fascicolo. Questo fascicolo messo in piedi sulla Guardia di Finanza, sui servizi segreti e via di seguito, è uno strumento della guerra per bande che in quel periodo, all'interno della Democrazia Cristiana, diverse fazioni si combattono, ognuna armata con una propria parte dei servizi segreti, con una propria parte di import e export, con una propria parte di petroli e via di seguito. Quindi è a metà degli anni 70 c'è la politica italiana vera passa attraverso una guerra per bande. Tanto è vero che da una parte troviamo il ministro Andreotti, il quale ordina questo tipo di indagine, che è alleato con una parte dei servizi segreti che sono quelli che fanno capo a Maletti. Dall'altra parte troviamo l'onorevole Moro, il quale è alleato con un'altra parte dei servizi segreti che fanno parte a Miceli. E nel momento in cui Moro riprende il sopravvento nella DC, Andreotti va via dal Ministero della Difesa e cade Miceli, cioè cade Maletti e viene in auge Miceli e via di seguito. Cioè, questa sì, è l'unica lettura. Certo, all'interno di questo sentiamo il dottor Follini, all'interno di questo c'è questa rapina compiuta alle spalle della collettività italiana che riguarda la storia dei petroli. Sì, ma io voglio dire la cosa più importante, Augias, è questo, perché sennò non capiamo neppure il rapporto con Pecorelli, che questo fascicolo pieno di informazioni di questo tipo, travolgente, va a finire dal 1974, cioè nel momento in cui è stato compilato dal marzo 74 ai primi mesi del 75, fino a quando Pecorelli non lo ritira fuori alla fine del 78, all'inizio del 79, questo fascicolo è un fascicolo che sta nei cassetti, certo, e lo conosce soltanto Giulio Andreotti, a cui Maletti nell'aprile 75 riferisce del contenuto di questo fascicolo, Andreotti che non era più ministro. Cioè, Andreotti aveva ordinato questo tipo di intercettazione. Sono documentate. Per dirla in maniera che tutti quanti possano comprendere. Certo. C'è un'arma che è stata apprestata. È stata caricata. E viene data in mano a questa arma per 4 anni viene tenuta in un armadio, per usarla quando è necessario usarla, anzi, per usarla come deterrente. Se non ci fosse stato Pecorelli, che probabilmente su iniziativa di altri l'ha tirata fuori, perché gli è stata passata da un'altra, certo, corrente dei servizi, questa era un'arma, era un deterrente che stava lì. Cioè l'equilibrio del terrore, come le armi atomiche, certo, non si usano, ma ognuno sa che quell'altro ce l'ha. E volendo spingere il bottone. Questa è la caratteristica di questa operazione che per 4 anni inquina e condiziona tutta la vita politica. Il senatore Pisano voleva dire una cosa, certo, però io prima posso fare una domanda al dottor Foligni. Dottor Foligni, lei, ho visto che annuiva con convinzione qualche volta. Lei si è mai sentito una nocciolina tra le ganasce di una tenaglia? Ma io mi ci sono sentito sempre, purtroppo. Però una nocciolina è estremamente dura a rompersi, perché mi sembra che si siano rotte le tenaglie. Questo è quanto. Poi voglio soltanto dire all'onorevole Teodori che il ridicolo nell'area cattolica di aspirare a un'alternativa, visto che voi siete interessati alle cose pulite, Foligni, a questo ci credo. Con 2000 voti. Ma questo lo tolgo. Lasciamo perdere questa polemica politica che non è il discorso di fondo, però, è che la nocciolina può anche, diciamo, far esplodere. Sentiamo il senatore Pisano che voleva dire una cosa. Teodori ha riassunto brillantemente qual era la situazione allora, quindi il punto è questo.
viene passato a Pecorelli e non sappiamo chi gliel'ha passato in realtà, perché questo praticamente... Ma c'è un aspetto più interessante che viene dopo, che secondo me si lega alla quarta ipotesi. Pecorelli tira fuori sulla sua rivista in quattro puntate parte del Mifobiali, esattamente quella parte che indica come sta funzionando lo scandalo dei petroli, ma pubblica, attenzione, i quattro articoli cambiando tutti i nomi dei protagonisti, mettendo nomi di comodo. Però in seguito a questa pubblicazione, Grisolini al posto, Trisolini, ti ricordi? Grisolini che è fuori con l'autore che è morto, giudice, ecco, tutti quanti, la moglie generale giudice, racconta tutto. Cosa succede? La Procura della Repubblica di Roma apre un'inchiesta, però stranamente, non è il Procuratore della Repubblica a interrogare Pecorelli. Il Procuratore della Repubblica fa interrogare Pecorelli dall'Ufficio Informazione della Guardia di Finanza. E Pecorelli si presenta all'Ufficio Informazione della Guardia di Finanza, noi abbiamo in P2, abbiamo visto i verbali, e li prende in giro, proprio li ride in faccia, e fa capire che quello è soltanto l'inizio della sua azione. Per cui non dice chi sono i veri nomi, che d'altra parte quelli della finanza sapevano. No, il punto è questo. L'interrogatorio da parte dell'Ufficio I della Guardia di Finanza è del 12 febbraio. Un mese dopo Pecorelli viene assassinato. Grazie, senatore Pisanò. Mi pare di capire la sua ipotesi quale sia. Il senatore Pisanò, concludendo questo intervento, ha riportato il discorso alla Guardia di Finanza ed era appunto lì che anch'io lo volevo portare per citare un altro e ultimo episodio di questa prima parte di Telefono Giallo. La piccola squadra, la piccolissima squadra di agenti che intercettano le conversazioni del vertice della Guardia di Finanza, sulla base delle quali poi si scopre tutto lo scandalo dei petroli, si installano in un appartamento di via Sicilia di rimpetto al Comando Generale della Guardia di Finanza. Quella squadretta di agenti, tecnicamente molto abili, era comandata, diretta da un maresciallo dei carabinieri che si chiamava Ciferri. Dico si chiamava perché pochi mesi dopo aver esaurito il suo incarico, anche il maresciallo Ciferri muore in un altro incidente di automobile che non ha mai avuto integrale spiegazione. Neanche al maresciallo Ciferri, come generalmente si fa in queste occasioni, viene fatta l'autopsia. Un comitato di coordinamento democratico della Guardia di Finanza denuncia il generale giudice come per lo scandalo del quale poi viene effettivamente dai tribunali della Repubblica riconosciuto colpevole. Nessuno ha mai saputo chi fossero effettivamente gli appartenenti a quel comitato democratico della Guardia di Finanza, neanche... Arriva in busta anonima al procuratore di Treviso. Se qualcuno di quegli anonimi, semi-anonimi estensori di quella denuncia volesse farsi vivo con noi, il nostro numero è 8262, per qualche dettaglio, dice il senatore Pisanò, questo sarebbe sì, molto interessante, che sarebbe di qualche interesse. Perché quella denuncia era precisa. Noi potremmo garantire la copertura nostra all'autore della telefonata. Chiudo qui questa parte di Telefono Giallo, adesso va in onda il telegiornale, sono le 10.35, ci risentiremo dopo un breve intervallo per lo sviluppo e per sapere dove questa analisi potrà andare a parare. Grazie, a tra poco. In cui mi accingo a firmare l'atto di dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica, sento il dovere di rivolgermi direttamente a voi, cittadini italiani, per dissipare sensazioni che un avvenimento senza precedenti nella storia della nostra Repubblica potrebbe provocare. Ecco, il breve filmato che avete visto è servito ad introdurre un ulteriore elemento di questo caso Pecorelli di cui discutiamo stasera qui in diretta da Rai 3 Telefono Giallo. Quelle dimissioni di Leone, una delle cose che determinarono le dimissioni di Leone fu un libro scritto da Camilla Cederna, che siede qui accanto a me stasera, una delle grandi giornaliste di questo paese. Camilla Cederna, non faccia questi gesti di modestia perché lo sanno tutti,
No, Camilla Cederna si era avvalsa tra le fonti della sua pubblicazione, del suo libro su Leone, proprio delle cose scritte da Pecorelli. Come mai? Mi aveva molto incuriosito questo libro, perché naturalmente cercando notizie su questa famiglia mi hanno detto: ma vai, leggi questo OP. E allora io non solo l'avevo letto, avevo letto i numeri che parlavano male della famiglia, ma mi ero fatto dare, credo da un suo segretario, si doveva chiamare Solito, credo. Segretario di chi? Di Pecorelli. Di Pecorelli. È molto gentile, insomma, lui o anche Patrizi furono molto gentili e mi diedero varie altre copie che potessi vedere che genere di giornale era. E allora mi divertivo un po' a leggere tutti i soprannomi che lui dava alle persone in generale, eccetera. Poi arrivai a quello in cui parlava della famiglia Leone. E mi raccontò, insomma, che era molto crudele con questa famiglia. Io pensavo, chissà da chi ha queste notizie. Allora mi dicevano, è un giornale di Miceli, anzi il figlio Mauro, dice, è il Sid che ci fa la guerra e Miceli che ci fa la guerra. Interrogato il principino, ha detto questo. Non mi ricordo più cosa volevo dire. Ecco. Beh, quello, e allora comunque, ho detto, un giorno però devo andare a trovarlo, questo signore qui, e chiedergli perché, come mai, eccetera. Lui mi ha spiegato le sue ragioni dell'antipatia per questa famiglia e poi prima di tutto bisogna dire che non era brutto come ci è stato presentato. Era un bel signore, molto abbronzato. Il Pecorelli, molto gentile, molto curioso di sapere come mai facevo questa cosa, eccetera, con dei bellissimi occhi celesti. Lei che rispose, perché la faceva? Perché stavo facendo un libro, quindi mi interessava sapere come mai e da chi lui aveva queste notizie. Cederna, la fama non propriamente cristallina che circondava Pecorelli non la mise un po' in allarme? Ma siccome ho domandato se queste notizie erano vere, ho domandato in giro le notizie che interessavano a me, se non posso dilungarmi molto su questo affare che è finito, sull'affare proprio Leone, però quelle apparivano tutte vere, insomma. E lui mi ha detto, insomma, era il giornale del SID, ecco, il giornale del SID era Miceli, lui dipendeva da Miceli. Ogni tanto dice che aveva queste conversazioni con Miceli, che gli diceva, per piacere stia attento, non attacchi troppo il Quirinale, non attacchi troppo il Presidente del Consiglio, non attacchi troppo le istituzioni, il Ministro della Difesa, perché io poi sono continuamente ripreso da chi ho detto, ma dall'alto, insomma, mi riprendono. E lui però continuava a attaccare. Un momento solo. Pronto? 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 La sentiamo pochissimo. Pronto? Meglio adesso, dica. Senta, io non so se a loro, ma siccome ho visto la trasmissione, la sto seguendo, volevo dirle che al tempo di Moro, questo signore Fioravanti è venuto a casa mia. Io abitavo a Torre Angela prima, avevo una villa e in questa villa c'era una mansarda, però naturalmente io ero un'inquilina, non ero la proprietaria. E questo signore mi è arrivato con una mini minor. Con una? Mini minor, tutta elegante, lui tutto profumato, sì. E mi ha chiesto se voleva questa mansarda, mi avrebbe dato anche 3 milioni per il giornalista Carmelo Pecorelli. Carmine. Al che io, e mi ha lasciato anche un opuscolo dei OP, che io poi ho rifiutato, non l'ho voluto. E se n'è andato, al che questa cosa mi ha un pochino alterata. Certo. E ho chiamato il 113 e mi vennero a prendere da questa villa, mi portarono alla Digos e sono stata chiamata dal dottor Andreasi. Dopodiché, prima che andassi dal dottor Andreasi, è venuto il capitano Palomba da Frascati. Però andando lì sono stati molto, ma molto blandi. Comunque lui è questo Fioravanti. Quel Fioravanti che abbiamo visto? Sì. E mi offri pure una sigaretta. Ho capito. Grazie. Ve lo voglio dire, non lo so.
Grazie signora, grazie alla signora. Non le dico il cognome perché io sono un funzionario dello Stato e mi darebbe fastidio anche perché ho tanto sofferto. No, per carità, periodo. Per carità. Scusi un momento, Barberi, che deduzione trae da questa? Ha nominato Pecorelli ed ha nominato Fioravanti. Vorrei capire la relazione. Adesso signora, è ancora in onda lei? Ha sentito la domanda che le ha fatto Barberi? No. Cioè no. Fioravanti è venuto da lei a nome di Pecorelli? Sì. Ha detto, mi ha lasciato anche un opuscolo, P. Apre veramente orizzonti sconfinati, credo. Siamo, signora, sa che siamo tutti rimasti un po'... Elegantissimo, lui, profumato. È stata interrogata, ti dico. Mi ha detto, ma purtroppo non ero io la proprietaria. Mi scusi, signora. Tu c'hai il microfono. Lei è stata interrogata perché questa relazione tra Pecorelli e Fioravanti non risulta da nessun posto, nel senso che c'è un'ipotesi che Fioravanti possa essere stato l'assassino di Pecorelli, ma è un'ipotesi che non c'ha neppure seguito giudiziario. Mi scusi, lei è stata interrogata perché noi che nella commissione P2 abbiamo visto tutti quanti gli atti relativi alla vicenda Pecorelli, non abbiamo mai incontrato un atto giudiziario relativo a questo suo interrogatorio, quindi ci può precisare se, quando e come è stata interrogata? Mi hanno fatto vedere delle foto ed io l'ho riconosciuto attraverso le foto. Chi le ha fatto vedere le foto? Dei signori in borghese. Ma quando questo è accaduto? Nel 78, quando la morte quando è morto Moro. Quel periodo là. 78 aprile, tra aprile e maggio. Io sono stata verso marzo. Ma dal 16 marzo al 9 maggio. Ma lei ha fatto una deposizione formale da qualche parte? Sì, a via Genova. A via? Genova, la questura, dice che è stata sentita da Andreassi, che era il capo della Digos. Era il dottor Andreassi, se ricordo bene. Certo. Nessuno ha saputo niente di queste cose qua. Signora, grazie della testimonianza. Poi, l'onorevole Teodori e il senatore Pisanò hanno preso nota. Buonasera. Di questa sua testimonianza che introduce effettivamente un elemento nuovo. Devo dire anche agli ascoltatori che attorno a questo tavolo siedono persone che avete tutte visto nella prima parte di questo programma, con l'eccezione del signor Flamigni, che è stato per molto tempo responsabile per il Partito Comunista dei problemi della polizia, se non mi ricordo male. Deputato, sono stato nella commissione Moro. Commissione Moro. E poi nella commissione P2. E poi nella commissione P2. E devo raccontare un fatto. Posso rispondere a questa telefonata? Sì. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io sono l'avvocato Michele Gentiloni Silveri. Sì. E io assisto una delle persone che sono direttamente coinvolte in questo giudiziario in questa vicenda. Volevo, se possibile, fare una domanda ai membri della commissione P2 che sono presenti attualmente. Tra l'altro uno dei membri, l'avvocato De Cataldo, rappresenta pure la parte civile in questo procedimento. La mia domanda è questa. Il fascicolo M. Fobiali contiene alcune notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Questo tipo di notizie è stato, sia pure indirettamente, contestato pure al Pecorelli, che risulta in concorso, seppur già deceduto, nella divulgazione di queste notizie. Può qualcuno di questa commissione P2 riferire o dire finalmente quali sono queste notizie attinenti alla sicurezza dello Stato che sono contenute in questo fascicolo? Grazie, avvocato. Senatore Pisanò? A me non risulta che ci siano delle notizie che riguardano la sicurezza dello Stato. No, proprio per quanto sforzo fa, Teodori o gli altri. Guardi che... tutto il fascicolo Mifobiali è stato pubblicato dalla Commissione P2 come documenti allegati alla mia relazione e quindi è assolutamente di dominio pubblico, non c'è nessun elemento di sicurezza dello Stato e non è stato opposto da nessuno in nessun momento il segreto di Stato, che è una procedura formale, bisogna opporre davanti appunto. Erano notizie cosiddette riservate, ma poi sono diventate pubbliche. Grazie, grazie avvocato. Flamigni. Quando stavo nella commissione Moro, facemmo una richiesta al procuratore della Repubblica per avere le carte di Pecorelli.
poiché era traperata la voce che tra le carte di Pecorelli vi erano elementi che riguardavano il caso Moro. Gallucci rispose... Gallucci era? Procuratore generale. In quel momento era Gallucci il procuratore capo. Rispose che non vi era nulla che atteneva al caso Moro tra il materiale Pecorelli e quindi non ci mandò nulla. Quando io dopo andai alla commissione, fui nominato membro della commissione P2, lì invece vi erano le carte di Pecorelli e me le andai a vedere. E vidi che c'erano invece documenti importanti che riguardavano il caso Moro. Un foglio di carta dove Pecorelli parla di carte segrete che invia Montenevoso il generale dalla Chiesa si sarebbe appropriato e Pecorelli chiede dove siano andate a finire. Elemento che ritorna anche per le deposizioni di altri ex appartenenti ai servizi segreti, come Coppetti, come il caso di Nobili, che riferiscono che è stato Gelli a dare la notizia loro di queste carte segrete. Quindi un falso da parte della Procura della Repubblica per non informare puntualmente come sarebbe stato necessario il Parlamento. Per cui la Commissione Moro chiuse i suoi lavori ignorando quelle cose che invece sarebbero state molto importanti ai fini della stessa relazione da produrre al Parlamento. Ma io poi voglio qui introdurre che fra le ipotesi che voi avete fatto importanti ve n'è un'altra, una quinta che bisogna aggiungere, che riguarda proprio il caso Moro. Perché nelle quattro ipotesi fatte vi è un comune denominatore, è che al di dietro di tutti questi fatti ci stanno sempre le manovre interne dei servizi segreti, le attività dei servizi segreti deviati soprattutto. Ebbene, è il caso anche che riguarda il delitto Moro. Lei ha fatto riferimento al comunicato del Lago della Duchessa. Ebbene, io ho scritto un libro, uscirà fra un paio di mesi. Vi è un capitolo dedicato al problema Lago della Duchessa e cerco di documentare quanto i servizi siano stati gli autori di quel comunicato. Ho dedicato anche un capitolo alle manomissioni delle carte di Pecorelli, perché le carte di Pecorelli acquisite dalla commissione P2 sono una parte soltanto, e quando il giudice inviato dalla commissione P2 a sequestrare quelle carte andò, ebbe a constatare che non esistevano sigilli, trovò degli scatoloni e questi scatoloni rivelarono delle carte tutte in disordine, ne mancavano. Ecco, io ricordo un'intervista della sorella di Carmine Pecorelli al Corriere della Sera, che diceva che immediatamente dopo, quando gli consegnarono le chiavi per rientrare nell'appartamento, la cosa che notò era il disordine generale. Sembrava fossero passati i ladri e probabilmente qualche ladro c'è stato per occultare importanti carte che il Pecorelli deteneva. Avvocato De Cataldo, perché annuiva con tanto fervore alle parole di Flaminio? Beh, perché effettivamente anch'io facevo parte della commissione P2 in quel periodo e rimanemmo sorpresi dalla serie di documenti disordinati che vennero rinvenuti nei posti più strani, in alcuni uffici di magistrati che non c'erano più, eccetera, eccetera, alla Procura della Repubblica di Roma. Scusi un momento, Flaminio. Certo. Poi al disordine nella casa, eccetera, pare che dall'agenda meticolosissima che teneva Pecorelli, in modo addirittura meticolosissima, insomma, non mancava mai niente, mancavano quattro pagine dopo la morte di Moro. Mancavano alcune pagine, effettivamente. E a tale proposito devo dire che io guardai con molta attenzione, perché avevo seguito Opi durante i fatti di Moro e andavo alla ricerca di un'interessantissima lettera che
il Pecorelli ebbe a pubblicare dal titolo «Il ministro sapeva?» punto interrogativo. E sembra che addirittura vi fossero notizie importantissime relative alla prigione di Moro, ma che non si sarebbe, nessuno avrebbe potuto intervenire perché bisognava andare, ecco un'allusione precisa, fin su alla loggia di Gesù, è un'allusione tipica di Pecorelli alla massoneria. Pecorelli, poco prima di morire... Scusi Flamini, queste telefonate non si possono interrompere, perché sono la struttura stessa del programma. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono il senatore Calarco, ex componente della Commissione P2. Ah, buonasera senatore, buonasera. Credo che noi avevamo un appuntamento telefonico. Avevamo un non appuntamento. Vorrei apparire come uno che si vuole intromettere. No, no, per carità, è gradita. Mi porre una domanda. Per carità, è gradita questa sua telefonata. Sì, intanto ho seguito attentamente la trasmissione, però ho visto che c'è un taglio che fa apparire Pecorelli un po' come una dama di carità o un giornalista di razza. Mi dispiace che l'amico De Cataldo, che è lì presente e che è stato componente della Commissione P2, abbia trascurato di riferirvi che c'è stata una deposizione davanti all'autorità giudiziaria Domenico Sica da parte di Enrico Fiorini, giornalista professionista, che dal 1967 in poi fu collaboratore di Pecorelli e al quale Pecorelli riferì le fonti delle sue, dei suoi finanziamenti. E qui ce l'ho davanti perché c'ho gli atti della Commissione P2, da Gioacchino Albanese della Montedison all'onorevole Franco Evangelisti, da Camillo Crociani, dall'ex segretario generale defunto della Camera dei Deputati, all'onorevole Gastone Nencioni e a tanti altri. Quindi dal 1967 Pecorelli spillava denaro a tutti. E per quanto riguarda l'ipotesi della morte, dell'uccisione di Pecorelli, il colonnello oggi generale Falti potrebbe chiarire ai telespettatori perché o giorni o settimane prima, incontrando Pecorelli, gli disse smettila, se no ti va a finire male. Scusi Calarco, gliela ripeto io al generale Falde la domanda. Calarco. Calarco. Ha detto perché Antonino Calarco. Antonino Calarco. Il diffamatore. Il diffamatore. Sì, sì, di professione. No, diffamatore però. Diffamatore. No, lo parli con Calarco che è il nostro ospite anche se... Anche se telefonico. Anche se telefonico diciamo Calarco. Che è il direttore della Gazzetta. Un momento, signori. Calarco è un nostro ospite anche se telefonico e quindi trattiamoci tutti. Ma lasci stare perché poi me lo proverà. Intanto il generale Falde dica se è vero che incontrando Pecorelli una settimana, un mese prima della sua morte gli dice smettila perché sennò ti andrà... È vero o no? Sì, e l'ho dichiarato anche non soltanto a Sica ma anche al Tribunale di Monza. Perché io chiamavo l'OP38 perché quel modo di scrivere era veramente micidiale e prima o poi in Italia chi scrive in quel modo finisce male. Montanello mi pare che abbia detto la stessa cosa. Calarco, volevo rivolgere un'altra domanda. Sì. Lei era molto sospettoso sulla morte di quel maresciallo dei carabinieri che io ho richiamato prima, che si chiamava Augusto Ciferri. Non è che ero molto sospettoso. E che, scusi, no, ricordo, sul momento per memoria dei telespettatori, sì. Comandava la squadra che eseguì le intercettazioni che permisero l'incriminazione di giudice comandante della Guardia di Finanza. Ecco. La formazione del fascicolo Mifobiali. La formazione del fascicolo Mifobiali. La formazione, infatti la domanda... Perché lei era sospettoso? Foligni, quando Foligni si presentò davanti alla Commissione P2... Io gli posso a bruciapelo una domanda, se non temesse per la sua vita, già che le persone che avevano fatto le intercettazioni telefoniche erano finite male, in incidenti stradali. Ricordo e con grande... Parli più forte. Con grande stima apprezzai notevolmente quel gesto e naturalmente dissi all'onorevole Calarco che bisognava esporre nelle sedi competenti questa preoccupazione. Calarco, ma lei perché era ovviamente inquieto sulla fine stesso? Grazie Foligni. Perché lei era inquieto sulla fine del maresciallo Ciferri? Ma perché le modalità delle intercettazioni non erano state fatte da uno dei 7 servizi segreti che nel 1974 c'erano in Italia, perché nel 1974 in Italia c'erano 7 servizi segreti.
che duellavano l'uno contro l'altro. E soprattutto quello che la trasmissione non ha focalizzato, e del resto nemmeno la relazione finale della commissione P2, è che i servizi segreti italiani si spaccarono in due, perché uno era filo israeliano e faceva capo a Malik, e l'altro era filo arabo e faceva capo a Malik. E questo è esattissimo. E soprattutto dopo la guerra del Kippur ci fu una prevalenza dei servizi segreti filo arabi su quelli filo israeliani. Certo. E di lì la lotta ad oltranza, che si servirono anche di OP, perché OP risulta dagli atti della commissione P2, era il bollettino, era la gazzetta dei servizi segreti. Calarco, ognuno di queste due correnti aveva i suoi referenti politici. Il giorno dopo, caro Teodori, il giorno dopo dell'arresto del generale Vito Miceli, l'onorevole Aldo Moro gli inviò una lettera autografa che lo raggiunse, con la quale diceva: tu Vito Miceli sei stato un fedele servitore dello Stato. Ma certo, questo Vito Miceli, uomo di destra, come lo si vuole fare apparire, è in parte falso, perché la vicenda di destra di Vito Miceli è successiva, è del 76, quando si presenta e diventa deputato. Ma Vito Miceli obbedì, diciamo, a delle direttive dello Stato e alle direttive dell'onorevole Aldo Moro, che si preoccupò, dopo la crisi del Kippur, di assicurare fonti di approvvigionamento di petrolio all'Italia da parte della Libia. Certo, ora, e vorrei cogliere questa occasione per domandare a Foligni, se è vero, così come risulta dal dossier Mifo Biale, che è veramente esplosivo e che potrebbe essere una delle ipotesi per cui il Pecorelli è stato ucciso. Nella prima pagina si dice: la stessa fonte attendibilissima ha riferito che il ragioniere Mario Foligni ha anche ricevuto somme di denaro da Alfio Marchini, Partito Comunista. Ma io ho ricevuto, e questo lo dissi e l'ho sempre ripetuto in diverse circostanze, anche su un'intervista dell'Espresso, se non vado errato, che io inizialmente nel movimento politico, che ancora esiste, grazie a Dio, malgrado l'onorevole Teodori ne abbia una scarsa considerazione, cosa che io non spero, so la di una scarsa spero e l'elettorato, le opinioni possono cambiare, certo. E questo ne abbiamo prove nella storia. Torniamo al punto, il questo punto movimento è questo. Politico io avevo esiste? Cerca esiste e esiste ramificato in tutta l'Italia in maniera palese. Veniamo al punto, Foligni. Io chiesi degli aiuti e mi vennero dati proprio da alcune persone della sinistra, imprenditori, tra i quali Marchini. Perché? Perché anche questi erano interessati soprattutto all'idea che nell'area cattolica ci fossero delle alternative alla Democrazia Cristiana, che da 40 anni esercitava ed esercita un monopolismo assoluto, cosa che ancora oggi viviamo e abbiamo di fronte agli occhi, tutto qui. Ma con Marchini, scusi, non ha avuto pure un rapporto di export e import di carne dall'estero? Questo io non lo so, questo bisogna domandarlo ad altri. Io no, ho detto... il Mifo Biale lo dice, che c'era tra lei e Marchini una compravendita di carne proveniente dall'estero. Questo assolutamente no, perché io non mi sono mai occupato di carne. Appunto, desideravo che lei... smentisco o meno quello che lo c'era, era stato intercettato da questi famosi servizi paralleli, certo, che poi finirono male. Come lei, onorevole Calarco, come lei ben sa e credo sappiano tutti, e mi interessa moltissimo quello che diceva l'onorevole Flamini, che poi un piccolo spazio per convalidare quello che diceva io lo voglio avere, è questo, che quel fascicolo è stato composto di enormi falsità in mezzo a delle verità. Questa è una delle falsità, perché io con l'ingegner Marchini non ho mai trattato di nessuna questione con i paesi dell'est, questo è ovvio. Però posso dire che mentre trattavo in quei periodi con elementi di altissimo livello dell'industria italiana, tipo Carlo Pesenti e alcuni rapporti con la Santa Sede, io in quel fascicolo non ho trovato una virgola che menzionasse questi rapporti. Quindi l'idea dell'onorevole Flamini che molte cose sono state fatte sparire e che quindi l'onorevole Pecorelli potesse che il giornalista Pecorelli potesse avere fatto capire che si accingeva a pubblicare o a ritrovare qualcosa che era stato sottratto e che poteva essergli stato ridato,
può essere stato il motivo della sua morte. Questo ecco, senz'altro posso riportare. Pecorelli ha pubblicato quello che gli hanno dato. Sentiamo l'ultima cosa di Calarco, che telefona da fuori Roma, certo. Certo. No? Scusa, volevo dire questo, che non è stato precisato bene nella ricostruzione dei fatti, che il MIFO Piale, cioè questo famoso dossier al quale ha detto una grossissima importanza, certo, per la morte di Pecorelli. È la base di tutti gli ultimi 15 anni, ecco, credo. Venne rinvenuto dopo la morte, certo, di Pecorelli. Dopo la morte. Dopo la morte, durante la perquisizione. Quindi in potrebbe, casa, in casa, nello studio di Pecorelli. Certamente. Questo è molto importante. C'è perché molto chi importante. Ha ucciso Pecorelli poteva avere l'interesse a che saltasse fuori questo famoso fascicolo. Non che c'è dubbio. Dal 1975 non al c'è 1979 ignoto alla maggioranza Calarco, degli italiani. C'è il generale Falde che ha una postilla. Sì. Dica. Ma mi pare che gli amfibiali trovati sono tre, uno da Pecorelli, uno da Fabiani dell'Espresso e l'altro da Gelli, mi pare, se non sbaglio, nella perquisizione. Dagli atti della commissione P2 risulta so, pagina... notizie vaghe, ma... Nelle prime pagine del fascicolo del documento 23esimo numero 2 e 3 24esimo, alla morte di Mino Pecorelli 20 marzo 1979, in seguito a perquisizione viene rinvenuto nella sede di OP, certo, il fascicolo, certo, Mifo Piali di 445 pagine sulla formazione del fascicolo. Ma poi dobbiamo anche aggiungere un'altra cosa che mi sembra importante, perché che l'onorevole Forlanza è tenuto due mesi nel cassetto. La sua testimonianza questo è stata molto utile, la ringrazio per aver chiamato. Tanti auguri per il suo lavoro. Comunque la ringrazio anch'io, onorevole Calarco. Scusi, Augusto. Calarco ci sente, noi non sentiamo più lui, ma lui ci continua, ecco, a sentirci. Calarco. Io vorrei, posso De Cataldo farvi, porvi una questione? Io vorrei che noi cercassimo, sono le 11:15, tra poco ci dovremo congedare dai nostri telespettatori. Vorrei che noi ci concentrassimo, per quanto è possibile, ci sono degli appartenenti o ex appartenenti, meglio, alla Commissione P2, su quelle quattro ipotesi che abbiamo fatto. Potete esprimere la vostra valutazione su quelle ipotesi? Mi prenoto per parlare non appena, non appena arriva il mio turno. Vuole parlare anche Camilla Cederna? Vogliono parlare tutti. La precedenza Camilla Cederna. La precedenza Camilla Cederna dopo questa telefonata. Pronto? 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 Eccoci. Allora, dico io sono Paolo Senise, giornalista professionista. Ho telefonato poco fa al centralino, abbiamo avuto anche un piccolo scontro perché il centralinista, credo facendo il suo dovere per l'ordine superiore, mi ha chiesto... Parli appena più forte, Senise. Ecco, bene. Poco fa il centralino mi ha detto di parlare piano. Comunque, mi ha detto anche il centralino che io avrei dovuto raccontare a lui tutto. Al che io ho detto, guardate, dico, telefonate a casa mia, gli ho dato, prendete la guida telefonica, finalmente sono stato capace di farmi riconoscere, mentre ho visto che gli anonimi telefonano e sono trattenuti. Lasci stare le polemiche, no, venga no, polemiche, questo è basato tutto sulla polemica, mio caro collega, questo Senise, comunque, come dicono i magistrati, al sì, punto. Il Pecorelli, sbagliando, il Pecorelli non era affatto, come si suol dire, un giornalista ricattatore, prima di tutto perché non era un giornalista. Io conobbi Pecorelli e in due parole, due esatte, vi dico come lo conobbi, ero proprietario, perché mi era stato ceduto, di un giornale di categoria che si chiamava Mondo e poi dava l'aggettivo che specificava la categoria, una categoria. Il proprietario mi consigliò di cambiare di nome e io trovai il nome Mondo Dolci. Lo ci detti a Pecorelli, il quale era alla ricerca sfrenata di un giornale perché aveva questa volontà assoluta da quando era bambino di fare giornalismo, mentre campava benissimo, allora sì, guadagnando molto come avvocato specialista in fallimenti. Uno dei grandi fallimenti che ha tenuto era di una grandissima ditta di agricoltura, di cui non faccio nomi, che è stata rimessa in sesto e i cui prodotti si vedono oggi in tutti i posti. Bene. Pecorelli si entusiasmò al Mondo d'Oggi, mi ricordo che il primo numero lo aspettavano proprio come si aspettava un parto di quelli difficilissimi, tutti da tutta la redazione, lui che sembrava un bambino, finalmente uscì il primo numero, che come tutti i primi numeri era più artigianale degli altri, anche se era tirato in rotocalco perché era un settimanale. A proposito dell'artigianato, e qui non voglio nemmeno far polemica, ma un piccolo inciso ci sta bene, lei, caro Augias, che è un giornalista professionista quanto me... Voce, ma... voce!
che lei, che è un giornalista professionista quanto me, ma più giovane di me, dovrebbe sapere meglio di me che molto del buon giornalismo viene dall'artigianato del giornalismo, non dai computer dei mondatori delle diverse repubbliche, viene da lì. Quindi, no, non facciamo insomma, così perché vabbè, da lì vengono. Lei comincia a offendere, perché io in questo momento sto facendo una rivista artigianale, non ricattatoria, come non lo era ricattatoria, ma artigianale quella di Pecorelli. Vede che è coerente quello che dico, non voglio divagare. Comunque, voglio dire questo qua, Pecorelli aveva questa libido pubblicanti, la parola tra virgolette è sua, lui non poteva avere una notizia nel cassetto se non la pubblicava. E questo, vi voglio spiegare questo, nella mia esperienza professionale che ho fatto l'inchiesta sulla mafia, che ho fatto l'inchiesta sulla guerriglia sudamericana, dove ho intervistato Che Guevara nel 65, prima che morisse, l'unico giornalista. È una delle queste, diciamo, questo sistema è uno dei migliori che esista, in quanto la notizia pericolosa è quella tenuta nel cassetto. Questa è la sua opinione, Senise, posso farle una domanda? Sì, mi dica. Lei ha mai collaborato con i servizi di sicurezza? Io con i servizi di sicurezza? Mai, l'unica volta che ho sentito parlare di servizi di sicurezza nell'ambito di Mondodoggi è quando ci arrivò anonimamente un documento che riguardava il biglietto aereo dato alla signora Pierracini e dei soldi, credo, dati ad altri ministri, ma credo dallo stesso Pierracini, e anche una nota che parlava di aiuti che erano stati forniti all'onorevole Nenni. Grazie, allora, Senise, grazie di questa sua testimonianza in difesa di Pecorelli. Buon lavoro, arrivederla. Arrivederla. La Camilla Cederna ha da dire qualcosa. Volevo appena finire il mio incontro con Pecorelli, dicendo che l'avevo trovato un uomo molto gentile, molto alla moda, insomma, tutto abbronzato, si capì che si abbronzava anche d'estate, d'inverno, con l'orologio come Agnelli sopra, che è un bello orologione sopra il polsino, eccetera. Però io ho avuto l'impressione, devo dire, ho avuto l'impressione parlandogli, benché mi avesse detto la guerra di liberazione che aveva fatto con i polacchi, la decorazione che aveva avuto, qualche piccolo conversazione con Andreotti per via dei mal di testa, e lui era molto arrabbiato perché gli aveva levato il passaporto e non poteva andare in Francia a curarsi come doveva fare. Io ho avuto l'impressione di non parlare con una suora di carità, come diceva qualcuno ha detto prima. Ho avuto l'impressione purtroppo di parlare con una persona, adesso è brutto dire che... Diciamolo. È brutto dire ricattatore, ma insomma che fosse un po' un ricattatore, che avesse notizie dalla Guardia di Finanza, che le prendesse dalla Procura, che il SID... Un momento solo, sono subito da lei. Ecco, al punto per esempio che quando... Ecco, quando tutto il clan Leone con le Febre, gli amici crociani, eccetera, hanno fatto una crociera, un uomo del SID, che si chiamava Maroni, mi pare, capitano Maroni, è stato mandato dal SID come inserviente o finto marinaio, eccetera, mentre invece era un capitano, per cercare di prendere delle cose, come dire, un po' compromettenti da questo. Infatti lui ha portato 12 pagine indietro, che non c'era veramente niente di estremamente compromettente, c'era il presidente che cantava, gli altri con il coro, delle cose un po' le solite cose, insomma, niente di che. Sentiamo questa però telefonata. Neanche allora c'era l'idea che fosse un giornale provocatorio. Pronto? Pronto? Eccoci. Pronto? Scusi l'attesa, stava finendo di parlare la Camilla Cederna. Pronto? Sì, la sentiamo. Mi ascolta? Attentamente. Sì. Dunque, è lei il giornalista della Repubblica, mi sembra? Ex. Dunque, prima che entri nel caso Pecorelli, che state un pochettino denigrando, perché non sta bene parlare così dopo a post mortem di un vostro collega che ha avuto il coraggio di scrivere delle verità che oggi sono delle verità. Anche se poi dite che se non contrattate che Pecorelli aveva un guadagno, un utile su queste cose qui. Io l'altro giorno, sentendo queste tangenti d'oro, mi sono rivolto al suo giornale, desideravo parlare con il direttore perché da sera avanti sentissi parlare in televisione, che invitava i cittadini a rivolgersi al giornale.
e io volevo denunciargli degli appalti truccati di un importantissimo ente italiano. Questi appalti truccati, e il direttore non mi ha potuto ricevere perché era occupato, mi ha fatto parlare con un giornalista, con un suo collega, il nome non lo rammento. Quando ho portato a documenti, giornali che hanno parlato di questi appalti truccati, lui mi ha detto, ma io mica sono, noi giornalisti mica siamo degli indagatori. Noi riportiamo delle notizie, basta. Perché questo qui niente di meno, è un giornalista che fa servizio presso la Procura della Repubblica. Le faccio rispondere. Ora, volevo dirle questo qua. Io sono un appaltatore che mi hanno fatto sospendere la mia attività imprenditoriale, la mafia partitocratica. Pecorelli seppe dalla stampa dei fatti che stavano pubblicando e volle chiamarmi a me, mi invitò presso il suo ufficio. Fu tanto cortese, volle vedere i documenti e incominciò a parlare di questi appalti truccati, di queste evasioni fiscali. Parli più forte. Una cosa colossale, guardate, a me non mi ha chiesto una lira Pecorelli. Ora, Pecorelli ha stampato tanta cosa, ha fatto nomi persino di magistrati. Ne dico uno, procuratore della Repubblica generale, procuratore generale della Corte d'Appello spagnolo, persona per bene quando io trattavo questo affare, che lui l'ha occultata, l'ha protetta, espulso dalla magistratura perché apparteneva alla mafia. Lo spagnolo ha dato incarico a Pietroni, espulso anche lui perché apparteneva alla mafia. Ho scritto al generale giudice, al comandante generale della Guardia di Finanza. Il generale della Guardia di Finanza mi ha fatto rispondere dallo prete che aveva mandato alla Procura della Repubblica per il disposizione. Scusi, signore, lei venga qua. No, dobbiamo parlare. Pecorelli è stato ucciso perché aveva il coraggio di scrivere delle verità. Anche i signori parlamentari che perché non ricevono i cittadini? Vedo tutte persone contro, la magnifica giornalista. Che è grandissima e brava, come posso parlare? Come si può parlare comunque con la giornalista? Chi riesce a parlare? Bisogna che voi giornalisti siete degli indagatori, non vi mettete davanti alle macchine che perché abbia pazienza. Sono cose molto gravi. Guardate, signore, un momentino, mi faccia parlare a me. Noi cittadini non abbiamo più fiducia di niente, di nulla. Io ho molta fiducia nella magistratura, ma io ho denunciato 12 magistrati, 12 ne ho denunciati. A me mi faccia parlare, poi mi faccia la cortesia, no. Queste sono cose gravi, sa. Ma sono cose talmente gravi. Stiamo cercando la mafia, bisogna avere il coraggio di trovare la mafia, dove sta? In mezzo ai politici, in mezzo ai giornalisti e in mezzo anche ai magistrati. Va bene. Lei l'altra sera non ha avuto modo di parlare col direttore di Repubblica. Stasera... Non mi ha fatto parlare, prima sì, poi non è occupato. Lei faccia parlare me, ora. Sì, parli. Oh. Lei l'altro giorno non ha avuto modo di parlare con il signor Scalfari, questa sera ha modo di parlare con un altro direttore di giornale, che non è la Repubblica, però è un onorevolissimo giornale, si chiama Andrea Barberi e sta qua. Gli ha fatto sapere quello che gli doveva far sapere, da Andrea Barberi dirige due giornali, se lo riterrà opportuno potrà rivederlo privatamente, avrà modo di esporgli quello che deve e non sono sicuro Barberi. Ma senz'altro se c'è una documentazione che ha un qualche peso... Ma che scherziamo? Senz'altro la prendo. Ma guardate, ci sono gli appalti, no, non sono tangenti qui, ci sono gli appalti, fate conto, il prezzo contrattuale, prima viene quadruplicato. D'accordo, però non è adesso il momento. Viene raddoppiato con le doppie contabilità, sono degli evasori fiscali, questi qui sono amministrati da politici. Non sono amministrati da noi altri. Senta, adesso non andiamo nei dettagli, perché qua ci stiamo occupando di un'altra cosa. Lei ha fatto la sua denuncia, ci sono qui delle persone, c'è un direttore di giornale, c'è un onorevole Teodori, c'è un senatore Pisanò. Lei ha conosciuto loro, loro hanno conosciuto lei, se lei ci dicesse il suo nome certo ci aiuterebbe pubblicamente, se no starà nelle schede che hanno di là. Una cosa, e di questo potrà parlare con loro, credo che stiano lì anche per ricevere i cittadini, o mi sbaglio? Certo. Il direttore del giornale come si chiama? Adesso abbiamo, credo, messo a posto quello che dovevamo mettere a posto. Allora, che cosa devo fare io? Mi dica. Lei deve rivolgersi al signor Barberi, oppure all'onorevole Teodori, che vede Barberi qui... Barberi dove lo trovo? Barberi lo trova a Bergamo. A Brescia. Brescia, alla direzione del giornale Brescia Oggi. Guardi che io l'onorevole Teodori lo trova al Parlamento della Repubblica. Signor Barberi. In piazza Montecitorio, Massimo Teodori del Partito Radicale. Allora, quando posso andare? Lei deve dire il suo nome però, perché sennò Teodori, che ha la fila davanti alla porta, magari la fa aspettare.
A me non mi importa niente, aspettavo molto tempo. Sono va bene, allora vada e faccia la fila. Grazie, arrivederci. Buonasera. Signori, avevamo detto prima che volevamo concentrarci dopo la il giusto sdegno. Io capisco che arriviamo al punto cruciale. Era un po' disordinato, ma era giustamente sdegnato. Arriviamo al punto cruciale. Vorrei che ragionassimo, se questo maledetto telefono ce lo permette, sulle ipotesi relative alla morte di Pecorelli. Se rispondiamo a questa telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci. Chi è, Corrado? Sì. Pronto? Dica. Senti, sono Franco Scottoni. Di Repubblica. Franco Scottoni è un illustre cronista del quotidiano La Repubblica. Dica, Scottoni. Senti, io voglio innanzitutto dire questo, proprio come categoria di giornalisti, che io non ho mai considerato Nino Pecorelli un giornalista. E ti dico subito perché. Innanzitutto io sono stato un perseguitato da Pecorelli. Tu hai lì dei numeri di OP. E costui non ha fatto altro che minacciarmi. Da ma aveva ragione o no? Nel 1975-76 sulla P2. Aveva ragione o no a minacciarti? Io non lo so per conto di chi mi minacciava. Lo posso intuire. Lui faceva degli articoli in cui scriveva come titolo «Giorni scottanti per Franco Scottoni». Esperto di massoneria di P2 a nome per conto di Pietro Ingrao, balle continue. Non è la voce di scritto. Se tu prendi l'ultimo numero, quello che hai fatto vedere, il suo editoriale era contro di me, servo di Scalfari e contro Turani. E c'è un retroscena lì. C'era stata in piedi la storia della SIR, che lui aveva organizzato a Bologna durante un convegno fatto da un massone, commerciante di carni, cui hanno partecipato anche esponenti della DC, c'era il presidente Piccoli, c'era il ministro, e lì si organizzò, e a me mi avevano invitato a cena proprio per dirmi, cioè per dare la possibilità di fare delle anteprime sul giornale. Io quando vidi che c'era Pecorelli, che avevo già anche io minacciato, non a querele, gli puoi dire a Franco Cataldi, ma in altro modo, non è scottoso. Mi alzai e me ne andai, mi misi nemmeno a sedere con Nino Pecorelli, che questo era il personaggio. Non ricattava, io credo che ricattava tutto, anche a noi giornalisti, quello che è successo alla sala stampa di Palazzo di Giustizia nei confronti di altri colleghi che lui accusava sotto forme di bassa lega, di innamoramenti, di questioni. Scottoni, allora vabbè, questo è molto povero, ha detto l'amico e fratello Franco De Cataldo, quanti soldi ha sperperato con la sua rivista OP? Questo bisogna chiedersi, e quello che ha fatto, riprendiamo le cose, quale coraggio? Il coraggio di ricattare la gente. Non si parla in giornalismo nel modo come si parla lui, per sottintesi. Un giornalista vero, serio, dice le cose che deve e ne risponde. Grazie, Scottoni. Credo, grazie. Grazie, Franco. Il personaggio era quello. Grazie, Scottoni. Al servizio dei servizi segreti. Grazie, credo che questa è una testimonianza che parte da un giornalista che fa pratica di cronaca e cronaca dura tutti i giorni su un illustre quotidiano nazionale. Grazie tante. Senatore Pisanò, allora, vogliamo arrivare al punto? Ma certo, io sono convinto, anche se chiaramente prove qui nessuno ne ha, prove decisive, ma dopo aver analizzato tutte le documentazioni possibili e immaginabili che ci sono passate per le mani, per me l'ipotesi più valida resta che Pecorelli, che non era un giornalista al 100%, su questo sono d'accordo anch'io, un giornalista al 100% non si tiene il 50% delle notizie nel cassetto per commerciarle. Pecorelli a un certo momento ha avuto in mano le notizie che riguardavano lo scandalo dei petroli, di cui a quell'epoca nessuno sapeva niente. Ha pubblicato quello che ha pubblicato, è finito a puntate, è finito davanti all'ufficio informazione della Guardia di Finanza. Tutti sapevano nell'ambiente che cosa poteva succedere e tutti sappiamo che cosa è successo quando lo scandalo è esploso, quindi a un certo punto qualcuno aveva interesse a farlo tacere.
è l'unico motivo vero, ma che Brigate Rosse, ma che terrorismo nero, ma che... non c'è niente, non c'è assolutamente niente, non c'è un documento che porti in nessuna altra direzione, l'unica direzione sicura è quella lì, e tant'è vero che esiste poi quella lettera di quel coordinamento democratico che dice delle cose sacrosante e la magistratura chiude tutto, perché c'è una cosa che non è stata detta, va detta e chiudo. La magistratura non ha fatto assolutamente niente per scoprire gli assassini di Pecorelli. Noi abbiamo denunciato questo fatto, io l'ho anche scritto quando sto a leggere quello che ho scritto. La magistratura romana è entrata subito nell'ufficio di Pecorelli, ha portato via tutto, hanno fatto nascondere o sparire quello che, chi lo sa, che cos'è stato fatto sparire, hanno chiuso tutto in scatoloni che abbiamo riaperto solamente noi in commissione P2, ma di indagini non è stato fatto assolutamente niente che ne abbia scritto poi dopo il dottor Gallucci. Quindi non si è voluta sapere la verità tanto sulla morte. Teodori, risponda a questa telefonata e poi prego. Voglio sentire... Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, voce più alta. Sì, io chiamo dalla provincia di Treviso. Proprio pochi giorni fa avevo letto un articolo che è apparso su un libro scritto da un giornalista che scrive sulla Notte di Milano, ma che è un giornalista trevigiano, e parlava proprio del caso Pecorelli e inserito in un discorso però che era quello dello scandalo Petroli. Questo libro è stato poi sequestrato per altre vicende, perché non parla solo dello scandalo Petroli. Volevo chiedere una cosa, perché non ho sentito parlare questa sera del rapporto Vitali. Nel dossier appunto si parla anche di questo rapporto Vitali. Vitali, che era il comandante della Legione di Venezia, della Guardia di Finanza nel 75, mi pare. E poi è stato dirottato ad altre cose, adesso io non ricordo bene come sia finito questo personaggio. Comunque nel libro rivestiva un'importanza notevole, anche perché se non sbaglio la cosa per quanto riguarda lo scandalo Petroli è nato proprio dal Veneto. Esatto. Ecco, quindi io volevo sapere come mai tutti questi signori che hanno parlato stasera, poi vedo che c'è lì anche la signora Ceverna, che come donna forse un po' supportare un momentino, come mai non se ne è parlato di questo rapporto Vitali, non è stato neanche menzionato. Ora ne parliamo, credo. Grazie signora. Va bene, la parola all'onorevole Teodori. Non c'entra dunque, con la faccenda Pecorelli. Cercherò di essere schematicissimo, alcuni concetti. Il primo è che con il caso Pecorelli è il caso più clamoroso di qualcosa che ha caratterizzato l'Italia, vale a dire l'eliminazione fisica come strumento per risolvere dei conflitti politici. Il caso Pecorelli è questo, come questo sono una serie di altri casi, qui si potrebbe fare 50 morti avvenute negli anni 70. Sempre in questo è il prodotto di bande formate da gruppi politici, gruppi finanziari, con una mano armata che sono i servizi segreti o i servizi segreti che armano la mano di qualche manodopera. Cioè, se non inquadriamo così non capiamo nulla. Le ipotesi fatte, credo quella del SIFAR è un'ipotesi talmente consunta, era una cosa già consumata 10 anni prima che non esiste. Non esiste l'ipotesi delle Brigate Rosse. Allora esistono 3 filoni, a cui io aggiungerei un quarto. Esiste il filone dei petroli, e il filone dei petroli significa un certo ambiente, che è quello che porta Giudice Loprete al comando della Guardia di Finanza. È un ambiente politico, un ambiente del comando della Guardia di Finanza, un ambiente dei servizi segreti. Sicuramente questo è importante. Abbiamo noi anche un'altra indicazione che nessuno ha ricordato. Freato, in commissione Moro, dice... Chi era Freato? Chi è Freato? Sereno Freato, il braccio destro di Moro, l'affarista braccio destro di Moro, sì, che poi è stato anche condannato per traffici vari. Che cosa afferma che Freato? In commissione Moro dice: non abbiamo ucciso noi Pecorelli. Quel noi non so se significa noi gruppo Moro noi e collegati DC, o noi petrolio o noi DC. Demolizia. O noi DC, può essere tante cose, essere ma tutto. Questo significa che cosa? Significa una cosa, che in Freato era chiaro, questa dichiarazione è molto coraggiosa nel senso di dire che poteva essere imputato lui, voce che è un gruppo
politico, servizi segreti, interessi finanziari. Non è il nostro gruppo, dice Freato, sia che parli della DC, sia che parli dei petrolieri, sia che parli di qualche altra cosa. Però esistono tre piste, che sono tre piste convergenti. Petroli, la nomina di giudice e Loprete, tutto l'affare dei petroli e della Guardia di Finanza, il collegamento con i servizi segreti e via di seguito. È un ambiente. Gelli è un ambiente anch'esso. Vasto. È un ambiente vasto. Vasto. È un ambiente vasto. Esiste il problema della copertina di Andreotti. Il problema della copertina di Andreotti, qualcuno prima dell'introduzione ha detto il gruppo Andreotti. Anche qui il gruppo Andreotti non significa Andreotti, significa un gruppo collegato con correnti dei servizi segreti, con correnti del potere finanziario, più o meno illegale e via di seguito. E certamente questi tre gruppi, questi tre ambienti, che sono in una certa misura sovrapposti, cioè non è vero che sono cose diverse, che sono ipotesi diverse, sono cose sovrapposte come ambienti di potere e di sottopotere. Questi tre ambienti potevano avere, risolvere un conflitto politico fra bande armate attraverso l'eliminazione di Pecorelli, usando poi una manodopera qualsiasi, perché non ci interessa se la manodopera è stata giusta da fuori avanti, e io non lo credo. No, ma I servizi segreti hanno fatto fuori attraverso manodopere diverse, si ricordava prima fuori la trasmissione che un'altra uccisione famosa, un altro delitto famoso è quello del capitano Verisco, che è stato testimone, colonnello Verisco, che è stato testimone di una serie di vicende giudiziarie, che è stato imputato alle Brigate Rosse, ma non sono state le Brigate Rosse. E così potremmo andare avanti, ma purtroppo non abbiamo spazio. Allora, non ci interessa chi è stata la manodopera, perché la manodopera può essere stata qualsiasi. Cioè. Sicuramente i servizi segreti in Italia usano l'eliminazione come soluzione di conflitti fra bande politiche, perché l'abbiamo visto con gli incidenti, l'abbiamo visto con i suicidi, l'abbiamo visto con gli omicidi e via di seguito. Gli ambienti che potevano avere una ragione di eliminare Pecorelli e risolvere una serie di conflitti sono quelli che sono in una certa misura che si sovrappongono. Pronto? Non so se ho dato la risposta, ma credo di aver indicato una diagnosi, una lettura più veritiera. E la inviterei a non andare un passo più in là di così. Pronto? Pronto. Eccoci. Siamo qui. Devo aggiungere una cosa, scusami Augias, che lo scandalo nello scandalo è che in 10 anni l'indagine non ha fatto un passo avanti e che, come sempre in questi casi, mezz'ora dopo l'assassinio ci sono quei determinati magistrati, quei determinati poliziotti che arrivano sul luogo del delitto e sottraggono le cose importanti che sono quelle fondamentali per rintracciare la pista. Pronto? Pronto? Ecco, pronto? Parli. Pronto? Pronto? Non sente? No, non sento. Se risponde che non sente, sentirà. Pronto? Dica pure, noi la sentiamo forte e chiaro. Senta, io adesso non ho ascoltato le ultime parole dell'onorevole Teodori. E perché gridava pronto? Ma l'ha detta tutto l'onorevole Teodori. Mi manca un quinto caso, gli assegni del Presidente. No, gli assegni del Presidente, l'ha chiarito prima. E l'ha chiarito proprio adesso, non avevo Teodori. L'ho detto. E poi l'orario della morte non è quello delle 8:30, come ha detto lì, quello che ha ricostruito i fatti, ma l'orario sono 11:30. E poi lei, se gli dice il comandante La Bruna, che l'11 febbraio ha testimoniato al processo di Bologna e ha detto tutto il contrario di quello che ha detto questa sera. Ma non è vero, ma non è vero. A Bologna ha testimoniato che Pecorelli gli aveva telefonato la penultima sera, cioè il 19, invece la verità è un'altra, che gli ha telefonato il 30 a sera. E lui ha testimoniato a Bologna che avrebbe detto che se lui pubblicava quei documenti che aveva in possesso l'avrebbero fatto fuori, mentre i documenti erano già stati pubblicati, già erano andati in tipografia. Ora voi dovete cercare la tipografia che ha pubblicato la copertina agli assegni. Abete, la tipografia Abete, certo, è tutto noto. E poi bisogna dire all'onorevole Teodori, al senatore Pisanò, chi gliel'ha passata? Risponde La Bruna. Mica capito. Io ho testimoniato, non ricordo, a Bologna, se mi hanno parlato anche di Pecorelli, non ricordo, però in passato
io ho parlato e ho testimoniato al processo, all'istruzione del MFBiali. E ho spiegato e quanto ho conosciuto Pecorelli e quando Pecorelli, ho detto anche testualmente, glielo dissi a Varisco e poi Varisco mi portò da Sica, che lui 2-3 giorni prima, 4 giorni prima mi aveva detto, come d'altronde hanno detto anche gli altri, che era venuto in possesso di dei documenti e che questi documenti erano scottanti. Ecco, ma è questo. E io gli avevo detto, dico, beh, allora perché li pubblica? Non pubblicarli. Ma è questo. Ed è questo che è stato detto. O è stato detto il 19, il 20, la sera stavo a casa e quindi mi telefonarono per dirmi dell'omicidio. Pronto? Sì. Dunque, a Bologna ha detto che il rapporto dopo 4 giorni l'ha presentato a Cutillo. Ma no, guarda che questo sta confondendo, questo confonde il confronto che io ho avuto con delle chiaie che riguardavano altre cose che non riguardavano Pecorelli. Certo. Sì, però ha detto che l'ha presentata a Cutillo. Quale la scusi un momento, volevo fare una domanda al nostro interlocutore. Lei come chi si è? Chiama? Lei chi è? Io sono un amico di Pecorelli, io frequentavo... Ma ha un nome e un cognome? No, Ambrosi Benito. Ambrosi Benito. Benito Ambrosi. Ambrosi come la Marchesa Ambrosi che lei ha trattato nel suo libro. No, quello era Ambrosio. Lei era Ambrosio. Sì. Grazie, grazie comunque. La Bruna ha risposto. Beh, ha risposto male. Allora mi fa rispondere da lui. Ha telefonato la penultima sera, il 19, ma gli ha telefonato il 20 a sera. C'avevano l'appuntamento in macchina per consegnare altri documenti, invece arrivarono prima i malavigliosi del questore Francesco Pomposo, arrivati ma prima. Ma guarda che questo sta diffamando. E poi hanno lasciato tutti i documenti. E lì prima io, signor Augas, quando sono intervenuto all'inizio, avevo chiesto alla telefonista come mai lei non ha... Ambrosi? Ascolti, c'è la signora Cederna, vuole dire una cosa. Dica. Non mi è ingresciuto sentire dire prima che io dicevo che ho detto... Insomma, che ho detto di Pecorelli che mi sembrava un uomo un po' che vivesse sul ricatto, eccetera. Guarda, io quando Pecorelli l'ho conosciuto come fascista. Aspetti, la faccia quando finire, mi è stato detto che poi dopo è morto in questo modo. Naturalmente, quando è morto, io sono rimasta impressionatissima, un po' perché l'avevo conosciuto, un po' perché morire a quel modo lì è sempre una cosa tremenda. Aspetti, la faccia finire per cortesia. Comunque la cosa interessante è stato che aspetti un attimo, la persona più diplomatica che c'è in Italia, che c'è sempre stata fino adesso, trattasi di Andreotti, il quale naturalmente è stato l'unico, benché Piccoli lo conoscesse bene, altri, Bisaglia, eccetera, che abbiamo dato subito un telegramma di condoglianze alla famiglia, eccetera. E la sorella, quando parlò alla televisione, disse proprio quel giorno, il pomeriggio, abbiamo parlato insieme, lui era molto contento perché avrebbe avuto una nuova tipografia con prezzi minori, eccetera, e che i donatori, insomma quelli che lo avevano aiutato, erano Evangelisti e Andreotti. Questo mi pare che l'ha detto lei, no? Sì. Augias. Sì. Permette? Prego, De Catardo. Grazie. Perché io non so scrivere i romanzi gialli, però voglio capire una cosa. Perché è stato ammazzato quel giorno? Le ipotesi che sono state fatte tutte quante fino a questo momento, salvo una, si riferiscono a fatti e comportamenti, a pubblicazioni già note, abbondantemente note. Non capisco perché dovevano ammazzare il Pecorelli quel giorno a quell'ora. Difatti, scusi, De Catardo, no? Scusa, io adesso dico una cosa che probabilmente pochi conoscono. La sera prima in cui Pecorelli è stato ammazzato è venuto al mio studio e mi ha comunicato che gli erano stati offerti per l'acquisto i fascicoli del SIFAR. Io espressi il mio dubbio, le mie perplessità, perché a prescindere dal fatto che dopo 10 anni i fascicoli del SIFAR secondo me servivano molto poco, e poi bisognava vedere se erano autentici o no, è pacifico che quei fascicoli del SIFAR non sono stati bruciati o non sono stati bruciati tutti, eccetera, questo ormai
mi pare che rappresenti un dato notorio. E lui in quella circostanza mi fece vedere la copertina dell'ultimo numero di OP che... La grande fumata. La grande fumata, cioè gli inceneritori, le ciminiere, eccetera. Io ripeto, fui molto perplesso, anche perché lui disse che questi fascicoli... Ecco, Calarco è bravo, è stato vigoroso come membro della commissione P2. La Camilla Cederna, la quale va sempre la mia grandissima ammirazione, ha espresso una opinione. Io continuo a sostenere che Pecorelli non ricattava nessuno. E in quella circostanza mi disse, per esempio, che aveva bisogno di molto denaro per acquistare quei fascicoli e che andava alla ricerca perché non aveva una lira. Questo è importante, perché è vero che Pecorelli pubblicava anche le cose che gli davano, però pubblicava anche le cose che si procurava, e si procurava attraverso l'esborso di somme di denaro. Quindi mi fece vedere, io gli dissi che io rimanevo estremamente dubbioso. Lui mi confermò che aveva visto uno di questi fascicoli, che si riferiva, non mi disse a chi, e che era convinto che fossero originali. Tant'è che mi annunciò che sarebbe tornato da me per sottopormi qualcuno di questi fascicoli. Voi ricordate tutti, o quasi tutti, che io sono stato difensore nel processo Sifar, De Lorenzo, eccetera, di conseguenza. Ecco, il giorno dopo, alla televisione, ho sentito che era stato ammazzato Pecorelli. Ora, io non sono in grado di fare di esprimere delle opinioni sulla causa della morte. Voglio soltanto dire che, archiviato il problema degli assegni del presidente, perché non esisteva più, perché la copertina era saltata, essendo in grande ritardo l'omicidio rispetto alle pubblicazioni mifobiali, era in ritardo, quell'altro tuo là, quello dell'elenco Gelli, ma quanto è stato scritto da Pecorelli su Gelli, su Wietzer, eccetera eccetera, dico, perché il 20 di marzo 1979? Ci deve essere qualche cosa. La cosa nuova può essere rappresentata da quella notizia che Pecorelli mi dette il giorno prima. Io ripeto, non lo do per certo, ma comunque è una cosa interessante. Siamo alla nostra prima ipotesi, cioè Barberi, che la copertina ultima, quella che esce, tu avrai visto la sera prima, perché naturalmente da direttore ce l'aveva pronta, il giorno dopo è in edicola il giorno nel quale muore, venga presa da alcuni come un'anticipazione. Cioè lui con quella copertina ultima dice: i fascicoli del Sifar non sono stati bruciati. Lettura del possibile assassino. Dunque ce l'ho, quindi io. C'è là Pecorelli, quindi comunque questi fascicoli stanno per riandare sul mercato, diciamo così. E lì è certo una delle due ipotesi: o viene punito per qualcosa che ha già scritto, o viene ucciso perché per evitare che scriva qualche cosa. O una vendetta, sì, o una prevenzione. E l'avvocato De Cataldo mi pare che ci ha dato una notizia non indifferente in questo caso. Ci dice che la sera prima, certo, Pecorelli lo avvertì che stava per avere i famosi fascicoli del processo De Lorenzo all'Espresso. E io lo dissuasi per quello che vi ho detto, perché non ci credevo. Grazie De Cataldo, mi pare che questa testimonianza, io devo dare una informazione allo spettatore che ha chiamato prima lamentando di non essere stato ricevuto dal direttore di Repubblica Eugenio Scalfari. Scalfari ha telefonato a questa trasmissione e ha detto che se lei si farà di nuovo vivo con lui la riceverà senz'altro. È stato un disguido dovuto anche al grande affare che il direttore di un quotidiano ha. Flamini, lei voleva dire la sua ipotesi? Sì, più che ipotizzare un'uccisione di Pecorelli per quello che già ha scritto, perché in definitiva già è consumato e le notizie sono già andate a buon fine. D'altronde colui che osasse uccidere potrebbe di per sé esporsi, e dobbiamo dire che quelle tracce sono state seguite dagli indagatori. Flamini, scusa se ti interrompo anche per De Cataldo, ma tutte le notizie di cui abbiamo parlato erano tutte notizie che venivano date in corso, che venivano date a tappe. Ecco, mi voglio non è però che riferire. Le notizie erano esaurite. Prevalentemente io mi voglio riferire al caso Petroli, perché aveva già scritto la sostanza, la denuncia, e difatti poi la magistratura era già intervenuta, mentre invece
lui aveva molte altre cose su cui parlare e forse qualcuno temeva e ha fatto, io propendo di più per un delitto preventivo. Io leggo una frase in un articolo pubblicato il 16 gennaio riferentesi al caso Moro. Torneremo a parlare di questo argomento, del furgone, dei piloti, del giovane dal giubbotto azzurro visto in via Fani, del rullino fotografico, del garage compiacente che ha ospitato le macchine servite all'operazione, del prete che ha contattato le Brigate Rosse, dell'intempestiva lettera di Paolo, del passo carrabile al centro di Roma. Sono tutti problemi tutt'oggi aperti. In questo decimo anniversario della morte di Moro i giornali hanno scritto molto di queste cose. Il rullino fotografico, sono tutti problemi che bisogna ancora chiarire. Se Pecorelli aveva delle documentazioni in proposito, c'era motivo per fare un'azione preventiva. Grazie Flamini, grazie gentili signore e gentile signora di essere venuti a questo programma. C'è un'ultima telefonata che noi dobbiamo raccogliere prima di chiudere. Direi che le ipotesi intorno alle quali noi ci siamo concentrati stasera sono probabilmente le stesse sulle quali ha lavorato in questi 9 anni la magistratura. Ha lavorato la magistratura, ha lavorato una, sia pure marginalmente, una commissione parlamentare d'inchiesta, che è uno dei massimi strumenti di conoscenza che una democrazia consenta. Né la magistratura né la commissione parlamentare d'inchiesta sono arrivate più lontane di quanto siamo arrivati noi. Non c'è stata una commissione d'inchiesta? No, marginalmente. Su Pecorelli? Marginalmente, ho detto. Ho usato apposta l'avverbio marginalmente, certo, ve ne siete occupati nell'ambito di un'inchiesta diretta puntata altrove e tuttavia ve ne siete occupati. Che cosa dobbiamo dedurre se a 9 anni di distanza da un omicidio così significativo non è ancora stata neanche intrapresa la strada che potrebbe portare alla scoperta del colpevole? Quali deduzioni, quali prospettive possiamo trarre? La nostra trasmissione di stasera si chiude purtroppo soltanto su un interrogativo. Grazie e buonanotte.